Buongiorno a tutte e a tutti. Benvenuti in questo luogo di grandissimo valore artistico, e lo dico anche ai molti giovani che sono qui, in particolare di questo liceo artistico. Mi presento, sono Francesca Vianello e seguo il servizio Europe Direct Venezia Veneto, che ha organizzato la premiazione al concorso di oggi grazie a Shylock CUT, Centro Universitario Teatrale di Venezia. È un appuntamento ormai ricorrente, siamo alla nona edizione, quindi l'anno prossimo, ci sarà anche un anno prossimo, festeggeremo 10 anni. L'iniziativa è un concorso di creatività che insiste sulla tematica ambientale. Parlare di cambiamento climatico e sostenibilità attraverso lo strumento dell'arte e della creatività ci sembra un modo alternativo per raggiungere un obiettivo che abbiamo tutti noi chiaro. E anche la comunicazione dei risultati scientifici e delle ricerche in ambito climatico hanno bisogno di una attenzione comunicativa, di una capacità comunicativa, che a volte l'arte attraverso l'arte è più efficace. Il mio servizio Europe Direct è a vostra disposizione ogni giorno. Avete nel materiale informativo che vi abbiamo consegnato i nostri riferimenti. Organizziamo iniziative come quella di oggi, tutte gratuite, è aperta la cittadinanza, la cui gratuità è possibile grazie ai fondi dell'Unione Europea, che appunto tiene aperto presso il Comune di Venezia da ormai quasi 25 anni uno sportello informativo, che è il vostro sportello, che è a vostra disposizione. Per informazioni di vario tipo, in particolare sulla mobilità giovanile transnazionale, che non è necessariamente fatta attraverso i canali della scuola, ma che, vedo giovani maggiorenni, può essere fatta in totale autonomia, anche non necessariamente iscritti all'università attraverso Erasmus. Mi taccio rispetto al mio ufficio, ma davvero lo metto a vostra disposizione, perché è uno strumento che l'Unione Europea vi offre. Ma a proposito di strumenti dell'Unione Europea, vi voglio portare all'attenzione una cosa che si chiama COF, la conferenza sul futuro dell'Europa. È un momento di alta democrazia partecipativa. A maggio scorso è stato inaugurato questo momento, questa conferenza permanente da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. Durerà almeno un anno, fino al prossimo maggio. Voi mi domanderete perché vi sto dicendo questa cosa, perché questa cosa è vostra. La conferenza si concretizza in una piattaforma virtuale. Avete i cellulari? Tirateli fuori, vi autorizzo io, in questo esatto istante, dopo non state a spippolare, futureu.europa.eu. È un'agora virtuale, è una piazza virtuale nella quale tutti i cittadini e le cittadine europee, quindi tutti voi, potete dire la vostra. Possiamo farlo sempre anche attraverso il mio ufficio. Questa volta non ci sono filtri. Voi mettete le vostre istanze,
le vostre idee e i vostri commenti, e vi spiego come, e vanno direttamente, vengono aggregati, vengono tradotti. Questo sistema, questa piattaforma è molto evoluta, quello che voi scrivete viene non solo tradotto in tutte le 24 lingue, ma viene aggregato per macro temi, macro aree, e sarà sui tavoli del Parlamento, della Commissione e del Consiglio. L'obiettivo finale sarebbe addirittura agire sui trattati, e quindi diventiamo noi veri legislatori, come nell'iniziativa dei cittadini dell'Unione Europea. Dovete registrarvi per mettere il vostro commento. Allora, ieri pomeriggio dei ragazzi come voi, se guardate nella data del 2 dicembre, c'è un calendario, ci sono le date, c'è una mappa interattiva, vedete le cose che si svolgono a Venezia, si sono incontrati in un workshop e hanno deciso le loro regole, le loro idee, i loro desiderata, in particolare sull'ambiente, perché ieri era sull'ambiente e l'Europa nel mondo. Se volete dopo parliamo delle cose che hanno detto loro e hanno deciso loro, le stanno caricando loro direttamente nella piattaforma, o liberamente o dentro ad ogni evento c'è scritto più, metti un commento e mettete quello che pensate voi. Fatelo, perché è l'occasione per dire la vostra. Non funzionano le cose? Volete più impegno climatico? Benissimo, è uno dei momenti per farlo. Quindi chiudo il mio breve saluto semplicemente dicendovi le cose sono sempre migliorabili, facciamolo noi stessi in prima persona. Quindi COFE, Conferenza sul futuro dell'Unione, futureu.europa.eu. Io ringrazio tutte le persone che sono a questo tavolo, in particolare gli organizzatori, le organizzatrici, Bianca Nardon, il nostro ospite ormai che è una riconferma negli anni, Luca Mercalli, tutti i relatori che interverranno oggi, perché dietro alle organizzazioni ci sono le persone che fanno la differenza. Grazie. Grazie Francesca, la ringrazio in rappresentanza perché lei è qui in rappresentanza di Europe Direct, e devo dire che è il servizio del Comune di Venezia l'unico che in qualche modo sostiene la nostra iniziativa, non dai primissimi anni ma dal terzo quarto anno, e poi diciamo che la partnership è sempre andata avanti, è continuata e è diventata stabile, direi. Allora, il concorso di quest'anno è arrivato alla nona edizione, sono però 10 anni che siamo partiti, perché questa idea di questo concorso è iniziata nel 2011, era autunno 2011, e quell'anno la prima edizione, il primo evento finale è stato a primavera, inizio primavera del 2012, quindi sono 10 anni e 9 edizioni, però aspettiamo la 10ª edizione per in qualche modo festeggiare, come dire, i 10 anni. Festeggiare fino a un certo punto, nel senso che forse c'è poco su cui fare festa. Diciamo che questo lavoro sulla comunicazione per noi fin dall'inizio non era solo un esercizio di stile o in qualche modo uno stimolo per coltivare e aumentare la sensibilità del pubblico, ma alla fine avevamo anche in mente che si arrivasse a una certa azione e ad alcuni accordi a livello internazionale rispetto a questa grandissima emergenza. In realtà la COP26, cioè la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sul Clima, che si è tenuta i primi 10 giorni di novembre a Glasgow, ha dato, secondo me, ma non solo secondo me, ha segnato un ennesimo spartiacque. Rispetto al ritardo che abbiamo per l'azione e per mettere in atto alcuni provvedimenti rispetto agli effetti del cambiamento climatico, ma secondo me questa volta, almeno io l'ho sentito in modo particolare, poi Luca Mercalli ci racconterà le sue sensazioni, anche uno spartiacque un po' tra le speranze
e l'azione è quello che possiamo fare. Cioè, chi da anni si impegna su questi temi, i cosiddetti ambientalisti, ma ambientalista ormai sappiamo che è un termine che forse ha poca ragione d'essere, perché siamo tutti in ballo e tutti in gioco rispetto alle stesse necessità e alla stessa emergenza. Tutti coloro che però si sono impegnati e che sentono questa necessità di azione da molti anni, secondo me sono anche molto stanchi. Cioè, ho sentito molta stanchezza, molta delusione e molta preoccupazione, perché questa conferenza mondiale non avevamo forse, come dire, altissime aspettative, perché ormai siamo abituati a conferenze che dicono molto ma tutto sommato raggiungono poco, comunque raggiungono sempre meno di quello che sarebbe necessario raggiungere. Però questa conferenza in particolar modo ci ha dato la sensazione che gli strumenti che si stanno utilizzando anche a livello della diplomazia o del confronto internazionale non siano sufficienti e non siano efficaci. Il concorso, la consegna anche delle opere candidate, si è trovata a confrontarsi con questa COP26, perché la consegna delle opere andava fatta entro il 30 di settembre e poi a novembre si doveva tenere questa conferenza, che in realtà era una conferenza che si doveva tenere l'anno prima e che era stata posticipata per questioni della pandemia. Quindi quando noi abbiamo poi esaminato con la giuria le opere, ci siamo trovati di fronte a dei lavori che si accavallavano con le sensazioni e con le emozioni che ci arrivavano dalla COP26, e forse anche con opere e contributi che avrebbero potuto essere diversi se fossero stati realizzati dopo la consapevolezza che ci ha dato questa ennesima conferenza internazionale. E quindi, come avete visto, noi nel manifesto abbiamo messo keep a light on, cioè dopo lo sconforto fosse dovuto a questa conferenza, che qualcosa ha raggiunto, qualche accordo, ma poco rispetto a quello che bisognerebbe, che cosa si può fare? Cioè, si può continuare in qualche modo ad impegnarsi, a tenere accesa una luce su questi temi e a sperare che gli accordi per le politiche, i piani di adattamento o di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico si conducano anche su altri tavoli che non sono quelli di queste conferenze, ma che in qualche modo si muovono sui tavoli delle convenienze, degli accordi economici, della finanza e di molti altri ambiti su cui il mondo si muove. Passo subito alla lista un po' delle selezioni di quest'anno. Allora, noi abbiamo avuto una serie di... il concorso in qualche modo è aperto a delle opere completamente inedite che vengono presentate dagli autori, poi a delle opere che possono essere già pubbliche e segnalate o dagli autori o da terze persone, e poi c'è una parte di selezione che facciamo direttamente noi organizzatori, andando a monitorare a livello nazionale e internazionale quelle che sono le operazioni che secondo noi sono in qualche modo risultate più efficaci o che dicono qualcosa di nuovo anche rispetto al panorama della comunicazione creativa degli anni precedenti. In particolare in Inghilterra, su una spiaggia nelle vicinanze di Liverpool, a giugno di quest'anno, prima della COP26, questo gruppo artistico che si chiama Sand in Your Eye ha realizzato un'operazione che riguarda soprattutto il rapporto tra generazioni. Cioè, hanno realizzato 26 statue di ghiaccio che hanno collocato su una spiaggia che in determinate ore del giorno era soggetta a una certa marea, e queste statue di ghiaccio rappresentavano 26 bambini, quindi una generazione giovane che subirà in pieno gli effetti del cambiamento climatico. Dopo vi mostro qualche immagine, perché ovviamente il messaggio era che questi 26 bambini facevano una richiesta a tutti i leader internazionali, ognuno di questi teneva in mano un manifesto con il nome di uno dei leader internazionali e chiedeva alla COP26 di occuparsi di loro e del loro futuro. Poi abbiamo un video che si chiama Notizie dal 2050, che forse voi avrete intercettato, perché so che anche i movimenti di Fridays for Future o forse Extinction Rebellion lo hanno parzialmente fatto girare sui loro social, e abbiamo in sala qui con noi la ideatrice del progetto, che è Margherita Caruso, a cui dopo daremo la parola per qualche minuto.
Poi abbiamo tre video che sono legati fra di loro. Homily to Country è una opera, diciamo una performance ripresa a video, realizzata nella regione del Galles del Sud in Australia e che riguarda una comunità che ha visto per l'incedere della siccità il prosciugamento totale di un fiume locale attorno a cui si reggevano le attività economiche e sociali di un'intera società. È stato un esperimento che è legato a delle altre realizzazioni fatte in Italia da questo artista francese che è J.R. e Alice Rohrwacker, che non so bene come si pronunci, è una regista italiana, però ha un cognome più o meno tra il tedesco e non so cosa. Lei aveva già realizzato in Italia un video molto simile per supportare i contadini dell'altopiano dell'Alfina che si trova tra Lazio e Umbria e da questa idea, diciamo, in Italia è poi nata questa idea del video che in realtà invece rappresenta la situazione australiana. Per l'arte visuale abbiamo due opere inedite, una è No More Time di Francesca Cattellani, abbiamo l'autrice in sala, e dopo è un'opera molto particolare, ci spiegherà come è stata ispirata. La seconda opera è 17 Goals di Oriella Montin, che oggi non è presente, è un'artista milanese, e dopo vedremo qualche immagine anche di questa opera. Poi abbiamo Venezia Acqua Grande di Monica Martin, che è un'artista veneziana che non ho visto e non credo sia in sala, giusto, però poi mostreremo. Flowering Eggs, che è un altro progetto, non recentissimo, come dire, ha un anno, due anni di vita, e che abbiamo selezionato noi nel panorama internazionale di Giulia Piermartiri e Edoardo De Lille. Poi abbiamo per la narrativa abbiamo selezionato un unico racconto inedito, Il cimitero delle fontanelle di Simona Esposito, che è un'autrice napoletana e che oggi ci fa in qualche modo l'onore di essere presente. Ha anche, come dire, una parte di famiglia qui a Venezia e nei giorni prossimi sarebbe dovuta venire, ma ha anticipato il suo arrivo e potremo ascoltare un brano del racconto e anche avere un suo commento. Poi abbiamo alcune opere segnalate, le segnalazioni appartengono a una seconda lista, che è una lista secondaria ma diciamo non meno importante, perché raccoglie alcune opere che non sono entrate a pieno diritto nella selezione, perché avevano forse meno unanimità di apprezzamento da parte della giuria, ma o che riguardano parzialmente il tema dei cambiamenti climatici, ma che si spostano anche su alcuni temi della crisi ambientale, sempre connessi al tema del cambiamento climatico, però un po' più spostato, e sono tutte quelle che vedete proiettate. Tra l'altro UN, che è la prima opera che è legata a un progetto internazionale molto importante che si chiama Climate Theatre Action, che ha visto delle rappresentazioni teatrali in molte parti del mondo, e Giovanni Morassuti, che ne è l'autore, arriva da Torino, arriverà verso le 11, lo faremo intervenire più tardi. Eco di Laura Cappellesso è un'altra, come dire, opera di performance legata anche alla danza. Laura è presente? So, ecco, bene, benvenuta. Fa piacere che tu ci sia. Sì? Ah, ciao, sei già arrivato. Giovanni Morassuti è già qui. Sei arrivato molto prima? Sì, velocissima. Bene, buona sorpresa. Dopo li facciamo intervenire. Ecco, per l'arte visuale abbiamo Souvenir di Simona Perotti, che è qui davanti a me, un'altra autrice, Un filo per l'ambiente sempre di Monica Martin, Aerial Garden It's Vegetables di Laura De Giovanni, che vive a Parigi, oggi non è presente, un'opera di Michele Liuzzi che è stata anche esposta a Torino, e poi due proposte di editoria già pubblicata, Un atlante geopolitico dell'acqua di Emanuele Bonpan, che ha candidato l'opera insieme agli altri autori che vedete qui segnalati, e una pubblicazione Un futuro a bioplastiche, anche qui Maria Giovanna Romanelli è presente, bene, già arrivata, perfetto. Adesso cominciamo a farvi vedere qualcosa. Allora, queste sono le immagini di questo progetto di questo gruppo artistico che si chiama Sandy New Rye, realizzato su questa spiaggia vicino a Liverpool.
Come vi dicevo, sono 26 statue di ghiaccio che rappresentano 26 bambini e che richiamano il tema della COP26. Questo è una, come dire, un progetto che è stato realizzato coinvolgendo 100 volontari. I bambini e le famiglie sono stati poi coinvolti per disegnare sulla sabbia una scritta che vedrete alla fine, che è COP26 Plan Our Future. E loro erano chiamati a disegnare con il rastrello sulla sabbia alcune immagini o parole che potevano identificare il futuro che loro si aspettano e che vorrebbero. Come vedete, ognuno di questi bambini tiene il nome di uno dei leader mondiali che doveva essere presente alla COP26. In particolare questo bambino tiene proprio il nome di Putin, che è stato quello che, come dire, uno dei due leader più importanti che non si sono presentati. Quindi questo bambino, come dire, aveva forse delle speranze, si sarà chiesto, forse avrà chiesto ai suoi genitori, ma quel cartello che ho ottenuto io con quel nome di quel signore, poi cosa ha fatto, cosa ha detto? E come vedete qui ci sono Merkel, Trudeau, tutti, ovviamente c'è anche la bambina che tiene il nome di Draghi, che quindi, come dire, lo interpella direttamente su quello che avrebbe potuto dire o fare durante la COP26. Uno di questi era poi, vabbè, vicino a una statua di ghiaccio. Questa è la scritta a cui hanno partecipato, cioè dentro le parole COP e 26 loro hanno disegnato immagini, scene che potevano riguardare il futuro che loro desiderano. Comunque alla fine, poi durante la giornata, c'è un'ora in cui la marea sale, la marea intanto con il sole, con il caldo, era giugno, le statue avevano cominciato a sciogliersi e poi la marea ha un po' alla volta coinvolto questi bambini di ghiaccio, li ha sommersi, li ha portati via, insomma. Sandy e Orai li abbiamo ovviamente contattati, abbiamo avuto una relazione con loro, erano molto orgogliosi in qualche modo che il loro progetto venisse anche presentato a Venezia. Ovviamente, come dire, dopo di questi progetti sarebbe interessante raccogliere i feedback, le emozioni, in questo caso probabilmente anche le delusioni, in qualche modo dei genitori che hanno accompagnato i bambini a partecipare a questo progetto e che potremmo forse anche essere interessati a raccogliere noi un secondo momento. L'idea poi è soprattutto di dare un po' di spazio agli autori che oggi sono presenti in sala, quindi io adesso vi faccio vedere subito questo video che si chiama Notizie dal 2050, anzi abbiamo detto che da qua dovremmo vederlo a schermo intero, perché prima, e poi chiamerò la Margherita Caruso, che è diciamo l'ideatrice di questo progetto, per parlarvi di com'è nato. Questo è un video presente in internet e sui social, nato tra l'altro durante il lockdown dell'anno scorso. E intanto ve lo facciamo vedere, dopo anche i ragazzi magari ci dicono che cosa ne pensano. Sta succedendo anche a me. Tu sei la... Sono la te del futuro. Fa freschino qui. E da quando vieni? Dal 2050. 60 anni dove li hai messi? È un avatar, per non traumatizzarti. Allora, sei pronta? Sì, credo di sì. Ho delle buone notizie e delle cattive notizie. Ok, vai con le belle. C'è ancora. Cosa? La Terra. C'è ancora. Questa è la buona notizia. E la tua casa c'è ancora e hai del cibo, dell'acqua e non hai troppo freddo. E i tuoi figli... Aspetta, figli? Cioè più di uno? E come stanno? Riescono a nutrirsi, a idratarsi. Ogni tanto si scaldano. Cioè litigano. Cosa sono, adolescenti? No, è che dopo un po' che sono in giro con gli amici si... riscaldano. Sono i tamarri del quartiere? No, si surriscaldano. Aumenta la temperatura. Tipo una febbre? Una specie. No. No,
No, dai, no. Ascolta, ma che so vita che cosa è? Vuoi chiedermi. Cos'è? Covid 20? Lo sapevate 28, già, 30. È un problema che si ingigantisce, a casa se di nuovo, si prendono no. solo mezze soluzioni. No, comunque, dai, no, a passarsela no, peggio sono i paesi meno sviluppati. Dimmi almeno che nel futuro non ci sono le mascherine. Una specie. E la Madonna. Dotazione del governo. Ma solo per i picchi di calore e di smog. A Venezia danno le pinne agli abitanti rimasti. È quasi totalmente sommersa. Buona idea, ma l'hanno presa da New York. A Bolzano invece ritirano gli sci per farne delle borracce. Ma voi no. Voi vivete ancora tranquilli in Lombardia Saudita. Dove vivo? In Lombardia Saudita. E il nome chi l'ha scelto? Gli stessi che hanno cercato di dimostrare che la Calabria è ancora totalmente abitabile d'estate. E non ce l'hanno fatta. Ma come... Dal 2029 alcune industrie hanno cominciato a lucrare su un'ondata di negazionismo climatico. E da lì, ciao, le 30 giornate per la plastica. E cosa? Lascia stare. Credevi non saresti vissuta per vederlo, lo so. Ma alla fine le aree deserte sono aumentate e al di là della crisi alimentare le migrazioni sono sfuggite da ogni controllo e con sempre meno tempo per il processo di integrazione i popoli si sono uniti. Si sta un po' stretti, ma non si sta male in Lombardia Saudita. E poi a me il couscous piaceva anche prima. E il velo non è obbligatorio, è solo di moda. Cioè, aspetta, partiamo da... Se stai al sole... Ti surriscaldi. Colpi di calore, dalla primavera in poi. E scusa, come siamo arrivati a... Non abbiamo fatto in tempo? Non lo so. Forse non lo sapevamo abbastanza. Aspetta, ma tu sei qui? Sono qui. Perché c'è una speranza. Oh no, no, non c'è. Cioè, almeno non si sa. La teoria è che... Se fossimo stati veramente al corrente della crisi climatica nel passato, avremmo fatto qualcosa per unirci e influenzare la politica e il mercato. Ma è una teoria. Il governo ci ha dato la possibilità di tornare indietro e informare noi stessi. Per ora è un'iniziativa individuale, non obbligatoria. Ma i numeri sono incoraggianti. Ok. Grazie. Figurati. Lo so che è tanto, ma... Fai quel che puoi, anche dalle piccole azioni quotidiane. Dirai, nei fatti non è che cambiano la situazione. Però aiuta. Vedila così. Perché nuove idee di futuro possano mettere radici, bisogna preparare il terreno. Come arare un campo. Quindi fai, leggi, ascolta. In fondo tutto quello che esiste oggi una volta è stato solo immaginato. Ok, allora io vado. E scusa se te lo chiedo, ma... Posso mica... Sai, da noi non fai pure. Ti spiace? Margherita, se vuoi prendere il microfono. Allora, Margherita ha ideato, diciamo, questo progetto. Adesso vi dice anche come è stato realizzato. Ovviamente il video è molto accattivante. L'attrice è un'attrice professionista e direi che si vede. Poi abbiamo anche una sua piccola testimonianza, se abbiamo tempo di farla andare, perché oggi non poteva essere presente. E Margherita, a te. Ecco qua. Ciao, intanto grazie mille, sono... molto emozionata perché non mi aspettavo proprio che un video insomma mi potesse portare qui insomma in questa prestigiosa location e con queste persone. Luca Mercalli tra l'altro lo conosco da anni, non personalmente ma perché lo seguo e posso dirlo, faccio parte del movimento Parents for Future e quindi la vivo tutti i giorni, sono molto coinvolta emotivamente proprio perché ho tre figli e quindi
come dico sempre ai miei colleghi parents, sono tutti figli nostri. Allora, la mia attività consiste in questo, lavorativa. Organizzo, o meglio, organizzavo gite culturali per gruppi. Abito a Como e quindi portavo persone rigorosamente in treno, perché da noi venivano persone se usavano il treno con noi. Quindi io comunicavo il treno, prendevamo lo stesso treno tutti quanti e ognuno saliva dalla stazione più vicina. E portavo le persone a teatro, a vedere il Cenacolo, il Duomo di Milano, tutte cose meravigliose. Quando ho preso consapevolezza della situazione, mi sono fermata, ho detto no, devo cambiare le mete. E quindi ho cominciato a portare le persone a visitare aziende sostenibili o realtà sostenibili. Ma facciamo un passo indietro, come sono arrivata a Rossella? Allora, con Dramatra, che avete visto il logo alla fine, di cui avete visto il logo, facevamo gite culturali con la tradizionale visita guida affiancata da un attore che impersonava il personaggio del luogo, poteva essere Alessandro Volta piuttosto che Leonardo da Vinci, eccetera. E con il tempo mi sono accorta che c'era veramente insomma, faceva un altro effetto sulle persone l'attore rispetto alla guida, perché faceva il suo lavoro veniva veramente ridimensionato, perché l'attore veramente catalizzava l'attenzione. Quindi ho portato in questo nuovo ramo, che è appunto la sostenibilità, ho portato l'esperienza delle visite tradizionali e quindi ho chiesto a Dramatra, durante pieno lockdown, di farmi conoscere, di dirmi il nome di una loro attrice che potesse fare un video sui cambiamenti climatici. Io Rossella non l'ho mai conosciuta personalmente, perché poteva essere un'occasione oggi, ma ha debuttato proprio ieri a Milano e quindi finalmente anche per lei, dopo tanti mesi di inattività, riprende e non ha potuto venire, anche se è molto dispiaciuta. Comunque, conosco Rossella solo su Zoom, ci mettiamo d'accordo come fare il video. Rossella non aveva consapevolezza dei cambiamenti climatici, quindi le ho fornito tutta la documentazione. Questo è stato un grande vantaggio, perché lei ha interpretato dal suo punto di vista, da una persona che non ne sa niente, per cui ha tolto tutti i sensi di colpa che possono essere: tu non devi usare la macchina, tu non devi mangiare carne, ha tolto tutto quello che magari avrei potuto mettere io. Lei l'ha fatto praticamente immaginandosi cosa avrebbe voluto, quale messaggio avrebbe voluto ricevere lei. E inoltre, proprio per il fatto che mi sono persa, comunque abbiamo appunto fatto, ecco, una cosa importante che ho detto a Rossella: il video deve lasciare una via di fuga, perché sennò l'effetto che fa su di me tutti i video che vedo in giro, che mi mettono solo ansia, non vanno bene. Quindi ho detto: lasciamo una via di fuga, pur prendendo consapevolezza ci deve essere speranza e voglia di fare. E quindi nelle cose, anche nelle situazioni brutte che può essere il lockdown, abbiamo fatto qualcosa di bello. È per questo che io ho messo questa maglietta, sono felice perché, scusate le spalle, il mio mondo ideale è in agenda, è l'agenda 20 e 30. Quindi io d'ora in poi, ogni volta che parlerò con le persone, avrò questa maglietta, perché la speranza, e soprattutto speranza attiva, deve esserci sempre e comunque fino all'ultimo. Grazie Margherita. Devo dire che io ho notato nelle opere di quest'anno che c'è un forte coinvolgimento personale, no, di molti autori. Cioè, tu puoi trovare artisti o creativi che realizzano determinate opere, determinati interventi, perché quello è il tema del momento e quindi si cimentano non solo su alcuni temi ma anche su quello e fanno una proposta, anche perché vedono un bando di concorso o altro. Devo dire che più si va avanti negli anni, più c'è un forte coinvolgimento personale, nel senso che le persone si rendono conto che poi realizzare qualcosa in questo campo della comunicazione creativa sul cambiamento climatico ti porta per forza a essere investito in prima persona, o parti comunque appunto da una situazione di madre. Molti di noi hanno
figli e quindi vivono la cosa per se stessi, la vivono per i propri figli, per la generazione, quindi gli interrogativi in qualche modo esistenziali diventano sempre più vicini e sempre più coincidenti in qualche modo, no? Con le proposte di comunicazione che si fanno. Allora io vi mostro un altro video, anche se qui non abbiamo gli autori, che è Omelia Contadina, cioè la versione italiana di quel video che poi è stato di ispirazione per questo video realizzato in Australia e che riguarda appunto in Australia una situazione di effetti del cambiamento climatico, cioè una grande condizione di siccità che ha visto il prosciugamento di un fiume e in qualche modo riguarda l'organizzazione di un funerale, però anche qui c'entra sempre questo tema, cioè le persone coinvolte proprio con la propria vita rispetto al fatto di subire gli effetti del cambiamento climatico entrano in gioco. Infatti in questa esperienza italiana hanno coinvolto direttamente i contadini del luogo, la banda musicale del paese e i contadini si sono trasformati anche in attori. Questo era appunto fatto proprio per rappresentare la difficoltà della situazione dei contadini locali e quindi di moria dell'agricoltura tradizionale rispetto alle colture intensive in questo altopiano dell'Alfina. Lo mostro perché secondo me è un altro video molto efficace. Omelia funebre in memoria dell'agricoltura contadina, interpretata dai contadini dell'altopiano dell'Alfina. Altopiano dell'Alfina per rivolgere il nostro estremo saluto all'agricoltura contadina dopo una lunga vita insieme. Ed ecco, è arrivato il doloroso momento del distacco. Un uomo saggio un giorno disse: quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando non ci saranno più le lucciole, le api, le farfalle, quando l'industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà finita. La nostra storia è finita. Thank you.
per il contadino sconosciuto che ha piantato le siepi per convivere con animali e insetti, che ha piantato alberi per donare ombra e ristoro a greggi e pastori, per tutti quelli che non hanno avvelenato ciò di cui dovevano nutrirsi. Preghiamo. Per tutti i contadini senza nome, che hanno conservato i semi, che hanno custodito l'esperienza e l'hanno donata e non venduta al prossimo. Per tutti i contadini che hanno protetto e consegnato a noi la ricchezza più grande che c'è, la biodiversità. Preghiamo. Per tutti i contadini che hanno sofferto miseria e povertà, ma hanno lasciato al mondo delle bellezze, delle meraviglie e dei paesaggi di cui tutti oggi si stupiscono. Per questa commovente testimonianza che gli esseri umani possono vivere in armonia con la natura e non sono solo vocati al profitto e alla distruzione di tutte le risorse. Per tutti i contadini e le contadine che sono stati umiliati, sfruttati e ingannati dai padroni di tutti i tempi. Preghiamo. L'agroindustria, le grandi multinazionali che piantano monoculture intensive, che sottraggono la terra, la consumano e la inquinano, hanno ucciso la nostra agricoltura contadina. Gli industriali e gli speculatori che usano la terra come una cava, che rovinano l'acqua e l'aria, hanno ucciso la nostra agricoltura contadina. L'arroganza dei politici avidi e corrotti, l'ignoranza e l'incoscienza dei governatori, il silenzio di chi sapeva e non ha alzato la voce, hanno ucciso l'agricoltura contadina. Quando vorrete tornare indietro e cercarla, quando capirete il prezioso lavoro che attraverso i millenni ha fatto senza mai pretendere niente, non la troverete più. Regnerà una primavera silenziosa. Ci avete seppellito, ma non lo sapevate che eravamo semi.
Come avete visto è un video di grande qualità, è stato presentato anche come cortometraggio alla Mostra del Cinema penultima, cioè non l'ultima, la 77esima, quella prima, anche una versione a Venezia, perché quando lo hanno portato a Venezia hanno fatto una rappresentazione con le gigantografie dei contadini ipoteticamente morti, perché muore la loro identità, il loro lavoro, trasportati sulle barche, arrivati fino alla chiesa, credo, di San Giorgio. Le cose da vedere sarebbero tante, però cerchiamo, queste erano un po', diciamo, quelle più lunghe, forse che in qualche modo la giuria ha apprezzato di più, quindi ve le abbiamo mostrate. Passiamo a un altro paio di opere, poi diamo la parola a Luca Mercalli, che ha appunto una, in qualche modo ha un intervento e la sua presentazione è sempre di commento alle opere, ma anche ci dà in qualche modo quello che è lo stato dell'arte, sia dal punto di vista scientifico della climatologia, sia per quanto riguarda l'avanzamento un po' delle azioni a livello internazionale. Il Cimitero delle Fontanelle è l'unico racconto di narrativa inedita che noi abbiamo selezionato quest'anno per la nona edizione del concorso. Abbiamo in sala l'autrice che è Simone Esposito, che arriva da Napoli, e prima ne ascoltiamo un pezzo, un piccolo brano del racconto, poi Simona fa due parole sulla sua opera. Il 2 agosto è uno di quei giorni, quelli in cui Gennarino ricorda che l'inferno arriva fino lì, nella colonna fecale rotta di quel paradiso improvvisato. Sono le 11 del mattino, il caldo è torrido. Sul tetto del mondo non c'è pace e lui è prostrato sulle mattonelle. Non respira. Il vento sembra essere il ricordo di un'epoca in estinzione e non si muove una foglia sul balconcino abusivo di casa. In un'altra stanza, Imma è sdraiata in mutande reggiseno sul letto. Annuccia è rannicchiata sul fianco, come un cane ben addomesticato. In televisione si parla delle morti causati in qualche posto in America per il caldo. Ora schiattiamo anche noi, sputa fuori Imma, mentre accarezza meccanicamente i capelli di Annuccia, come se fosse un automa a parlare. Gennarino sente quella frase e pensa che possa essere vero. L'aria ferma lo spaventa, la carne ferma lo spaventa, le ore ferme lo spaventano. Prova a non pensarci e afferra il cellulare. Sui social solo balli, battute, qualche crisi climatica, le guerre. Qualcosa forse in Afghanistan. Nuovi migranti che si spostano. Ma dove scappate tutti? E in che direzione volete andare? Le calotte polari si sciolgono, ma si scioglie anche la terra sotto i piedi. Napoli è già distesa, già sciolta. Il punto è che è solo troppo distratta da se stessa per capirlo. Gennarino pensava di vederla sciolta solo nella lava, e invece nonna Maria gli aveva detto che il Vesuvio si sarebbe ingoiato Napoli un giorno. Non ha mai parlato di una pandemia. Nonna Maria gli aveva promesso una vita eterna, dipendente solo dagli umori di un vulcano dormiente. Quella promessa di rischiosa immortalità era stata tradita. C'era stata la vita, tutt'altra vita sconosciuta, a mettersi in mezzo. In mezzo al suo futuro, tra i suoi amici, il pallone, tra la scuola, la strada, tra la voglia di mangiare un cornetto a colazione, la gioia di diventare grande, avere un motorino, scappare a Meringellina, scappare fuori, in un mondo più grande, che avesse ben oltre i suoi confini la speranza di galassie grandi, sempre più grandi, tutte da scrivere. Gennarino si alza e va al balconcino traballante sul picco del suo mondo. Hai capito, nonna? Hai sbagliato tutto. Dov'è la tua capuzzella? Con chi posso lamentarmi ora? Che dobbiamo fare? Grida il napoletano. Gennarino vorrebbe dirlo a Peppe, Mattia, Ciro.
glielo vorrebbe spiegare. Amma fa cocos. Dobbiamo fare qualcosa. Ma l'insegnamento del quartiere è sempre stato tacere. Così lui non ha mai imparato a parlare. Grazie, la lettura era di Sabina Tuttone, che è sempre del Centro Universitario Teatrale Shylock e che ringrazio. Simona Esposito è l'autrice. Allora, questo racconto è costruito secondo tre sezioni, c'è il racconto di tre stati, 19, 20 e 21, quindi ha dentro più elementi, è ambientato a Napoli e anche qui ritorna al tema del rapporto tra generazioni, tra adulti e mondo dei bambini. Gennarino è il bambino protagonista di questo racconto. Durante questi tre stati vede in qualche modo l'incedere e l'aumentare delle temperature, quindi la sofferenza con il caldo, i quartieri poveri di Napoli. Questo bambino, il cui unico scopo, il cui unico obiettivo è di giocare a pallone con i suoi amici per strada, e però vede cambiare il mondo intorno a lui, sia per la pandemia sia per la nonna alla fine. Non possiamo spoilerare, come dicono i ragazzi, troppo, per cui mi fermo, però in qualche modo è un bambino che cerca di fare la sua vita da bambino, ma che viene influenzato e colpito, il cimitero delle Fontanelle. Perché si chiama così? Perché la nonna, a cui lui è molto affezionato, abita vicino a un cimitero, che viene chiamato cimitero delle Fontanelle, sì, questo non me lo ricordo bene, non so se lo possiamo dire. Sì. E ecco, però Simona ci racconta un attimo come è nato il racconto. Allora, va bene, anzitutto grazie, mi sento molto onorata di essere qui e di essere stata selezionata con questo racconto che è diventato anche un mio modo per provare ad esprimere quello che è il contesto comunque napoletano e di alcuni quartieri di Napoli. Infatti il racconto prende il nome del cimitero delle Fontanelle perché esiste una tappa del cosiddetto miglio sacro nel rione Sanità che è il cimitero delle Fontanelle. Infatti tutto il racconto è ambientato in questo quartiere che è il rione Sanità, che secondo me rispetto ad altri quartieri di Napoli ha ancora di più le contraddizioni del napoletano, quindi questo incontro tra il sacro e il profano. E infatti poi tutto il racconto del reale in realtà è in una cornice di una Napoli un po' mistica, quindi ci sono degli elementi estremizzati, no? Un po' distopici di come Gennarino percepisce questo mondo che in qualche modo si sta sciogliendo attorno a lui. Quindi anche questo contrasto tra un bambino che vuole crescere e un mondo attorno che non riesce a rispondere alle sue esigenze era uno poi dei messaggi che volevo inviare. In particolare poi lo scopo del racconto era proprio far capire che in alcune realtà tutti questi temi che noi affrontiamo in queste sale non arrivano e se non per via traversa, e quindi quando le persone sono colpite da questo messaggio, da queste informazioni anche confusionarie, si sentono smarrite, ed è lo smarrimento che poi ha Gennarino, perché come hai detto giustamente tu il racconto si snoda in tre atti quasi, no? Quindi abbiamo una fase iniziale che è il 2019 di un bambino che con le contraddizioni della sua città vive la sua vita, il 2020 un bambino totalmente poi stravolto dalla pandemia, uno dei passaggi del racconto io dico che comunque la DAD è una sigla dietro cui si è nascosto il mondo, proprio per far capire che noi stessi, ecco, anche noi adulti, noi giovani, ci siamo confrontati con una nuova realtà, ancor di più deve essere stato strano per qualcuno che il mondo lo stava conoscendo in quel momento. E quindi diciamo poi nel terzo atto, che è quello del 2021, abbiamo un Gennarino che già fa i conti con i cambiamenti, no, che sono avvenuti, quindi il 2020 era una fase di consapevolezza, nel 2021 invece abbiamo un personaggio che ha, come posso dire, fa i conti con la frustrazione. Quindi il messaggio poi finale che volevo dare è che quando provi, cioè dobbiamo sempre poi provare a comunicare con tutte le fasce della popolazione, perché ci sono persone che vorrebbero parlare, vorrebbero partecipare a un cambiamento, però non hanno gli strumenti per farlo.
E questo, diciamo, il messaggio sociale. Poi tutta la narrativa è costruita su, come vi dicevo, su un filo surreale, quindi anche per questo nei tre atti ci sono le tre tappe del miglio sacro, e infatti il racconto poi si conclude nelle catacombe di San Gennaro, perché il bambino si chiama Gennarino, e però non do ulteriori dettagli. Niente, questo. Grazie. C'era un avvertimento di servizio. Allora, il tecnico di sala cambia il cappuccetto del microfono per chi fa gli interventi. Non so quanti ne abbiamo. Siete pregati, o anche per vostra protezione, di tenere la mascherina, tanto parlando con la mascherina al microfono si sente benissimo. Io prima sono stata un po' scortese perché non ho presentato tutti gli ospiti che abbiamo al tavolo. Vicino a Luca Mercalli abbiamo Warren Cairns, che è un ricercatore impegnato al CNR, Istituto di Scienze Polari, che è anche in qualche modo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, perché lui è anche docente nella nostra università, e che è membro della giuria di questo concorso. Per cui la giuria ha lavorato a gruppi, non ha visto per forza tutte le opere che vediamo oggi, però Warren ne ha viste, diciamo, una buona parte, e quindi anche qui in qualche modo per esprimere il suo giudizio personale o la sua impressione. Tra l'altro il suo punto di vista è interessante perché lui è un uomo di scienza, quindi un ricercatore scientifico, va in Antartide, fa le ricerche a contatto diretto con il ghiaccio, quindi ricerche di paleoclimatologia, però uno degli obiettivi del concorso è questo: coinvolgere scienziati, creativi e persone di diversa formazione ad analizzare la comunicazione che noi in qualche modo raccogliamo dal pubblico, proprio perché quello che ha detto prima Simone è vero, cioè nelle sale si fa tanto, si discute tanto, ci sono in qualche modo anche progetti artistici di livello molto più alto di quelli che vediamo oggi, cioè su cui vengono fatti investimenti molto cospicui e che sono bellissimi e che però non arrivano a un pubblico molto ristretto, e quindi c'è sempre la domanda da porsi sull'efficacia e sui risultati che in qualche modo raggiungono, perché come ho detto all'inizio, almeno per noi non è solo un esercizio di stile, ma l'obiettivo ultimo è l'azione. Se Warren vuoi intervenire su qualcosa, come dire, di quello che hai visto fino ad adesso, anche brevemente, prima di dare la parola a Luca, lo facciamo volentieri. Una delle opere che vorrei mostrare adesso, tra l'altro, è una delle opere che ha messo più in difficoltà Warren, credo, quindi la mostrerei. Qui davanti a noi c'è l'autrice Francesca Catellani, non per metterti in difficoltà, ma in effetti questa opera è un'opera d'arte inedita, una delle due opere d'arte inedite, che io ho trovato molto interessante, ma che non è semplice da recepire, assolutamente. No, puoi parlare sia di qualcosa che si è già visto, sia dopo parliamo un attimo con l'autrice di quest'opera. Io intanto sono ben contento di essere presente, perché posso togliere. Forse devi parlare un po' più vicino al microfono. Perché abbiamo visto in questo periodo i limiti della comunicazione solo dei scienziati, perché noi scienziati, le scienze ambientali, siamo abituati a essere contestati, siamo abituati a avere il fake news, siamo abituati a essere contestati su quello che troviamo. Invece vedere un'altra parte della scienza, imparare in fretta quelle che abbiamo dovuto imparare noi lentamente sulla nostra pelle, di avere un messaggio comune, avere i virologhi che hanno cominciato a litigare all'inizio della pandemia, e adesso si sono molto migliorati, si vengono due virologi in TV adesso, non litigano tra di loro. Quindi è molto importante sapere comunicare, e siamo al limite di quanto possiamo comunicare noi scienziati, abbiamo bisogno di altre persone che comunicano, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo trovato che cambiamenti climatici succedono, sappiamo che dobbiamo ridurre la quantità di CO2, ma siamo al limite della nostra capacità di far capire la gente. Le persone non si fidano più della scienza tanto, e quindi ci vuole altre voci, ci vuole altre persone che sono al nostro fianco e ti dimostrano che non stiamo dicendo qualcosa da una parte o
Esiste il fatto che le persone, come abbiamo visto dei contadini prima, del lutto ambientale, le persone che vedono il loro territorio scritolare e rovinarsi. Siamo in una città in prima linea dei cambiamenti climatici e siamo anche nella prima linea di mitigazione e adattazione. Venezia ha aumentato i pavimenti a 110 centimetri, abbiamo il MOSI che attualmente in funzione adesso, se no oggi ci sarebbe un'acqua alta e ci vuole gli stivali per arrivare, quindi stiamo già vivendo una mitigazione dei cambiamenti climatici in questo momento e Venezia non può essere più mitigata di così e quindi dobbiamo fare qualcosa, non solo adattare, non solo mitigare, dobbiamo anche cominciare a ridurre le nostre emissioni e tutto il resto, perché alcuni pezzi di Europa sono al limite di quello che si può fare. E quindi sono molto belli alcuni di queste opere, altri mi hanno messo in difficoltà, come mi ha messo anche in difficoltà il guardare zero calcare, quella cosa dove strappare i bordi, ho dovuto mettere i sottotitoli in italiano perché non l'ho capito tanto bene, perché forse sentite il mio leggero accento, non sono un veneziano doc. quindi bisogna dire che Warren ha appena avuto la cittadinanza italiana da pochi giorni, ha appena firmato il suo giuramento del rispetto della Costituzione. Quindi vi ringrazio tutti per essere qua e io spero che i diversi mondi possano incontrarsi più spesso, perché abbiamo bisogno di voi che amplifica e aumenta la nostra voce, perché sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. Okay. Grazie mille Warren. Allora, prima di dare la parola a Luca Mercalli, se Francesca vuole venire proprio due minuti a spiegare quest'opera che ha messo molto in difficoltà Warren. Si chiama No More Time, come dire, non c'è più tempo. Ma siccome è anche, come dire, un'immagine, in effetti adesso lei ci spiega come è stata costruita. Buongiorno, grazie mille. Ciao a tutti. In realtà io ho scritto poche righe, stanotte prima di partire ve le leggo perché con le parole non viaggio tanto bene. Questa è una di una serie di opere che ho fatto nel periodo del lockdown. Ecco, le mie terre cucite, le chiamo così, sono nate durante questo periodo, proprio quello del lockdown. Questo evento, così potente e imprevedibile, mi ha messo in una condizione di attesa casalinga, come del resto è accaduto a tutti noi. In quei giorni ho ripreso in mano vecchie fotografie di terra crepata, fotografie che avevo fatto alle Salse di Regnano, in provincia di Reggio Emilia, un posto non lontano da dove vivo, dove avvengono piccole attività eruttive di fanghi salati. Ho stampato queste immagini di crepe su carta fatta a mano e poi ho iniziato ogni sera a cucire la carta, con aghi grandi e lana. E attraverso l'atto ripetitivo della cucitura, io non avevo mai cucito neanche un bottone, ve l'assicuro. Nel tempo sospeso delle settimane trascorse, ho preso contatto con il senso che aveva per me questo lavoro. Sentivo una grande vicinanza tra l'immagine della crosta della terra e la pelle degli umani. Lavoravo con un sentimento di riparazione, paziente. L'atto stesso del cucire portava in me una grande pacificazione. Sono molto sensibile al tema ecologico, vedo la natura in grande sofferenza e mi accorgo che anche gli umani sono molto sofferenti. Questo spazio di attesa mi ha permesso di consapevolizzare il fatto che non esiste separazione tra corpo e natura. Perché noi siamo natura, anche se abbiamo generalmente perso il contatto con questo. Il nostro corpo è soggetto a leggi naturali e così io nel mio infinitamente piccolo oggi sento che il cambiamento che ci potrà forse consentire di salvarci come specie è necessario che passi attraverso un processo di riconnessione profonda degli individui con la natura, i suoi ritmi, il suo corpo, che è anche il nostro corpo.
Nella mia presentazione ho scritto: è tempo di ridefinizione individuale, collettiva della scala dei valori, per riorientare le realtà esistenti oltre ogni individualismo. È il tempo dell'attenzione e della cura orientata verso una geografia interiore che è anche una geografia esteriore. E questo per me era questo lavoro, e cercare questa connessione, lasciare a casa ogni tanto il telefonino, andare nel bosco, provare a sentire l'aria, provare a sentire il vento, provare a togliere le scarpe, provare a sentire la terra sotto i piedi. Perché se noi non siamo più in grado, nel momento in cui non siamo più in grado di sentire noi stessi quello che abbiamo dentro, a questo punto non potremo né dichiarare fuori, né portare un'ecologia che abbia un senso vero, che è un senso profondo, che è il rispetto della vita che dobbiamo avere per noi stessi e anche per l'ambiente nel quale viviamo. Ecco, questo era il mio lavoro. Grazie. Grazie mille, Francesca. Forse Warren è contento di questa spiegazione, perché quando ho visto questa immagine all'inizio. Ma devo dire che ha colpito molto anche me, che poi appunto quando queste sono quelle opere che ti dicono qualcosa, tu ci leggi delle cose dietro, poi quando ti vengono spiegate entrano, no, meglio dentro in profondità. Lascio la parola a Luca Mercalli, che anche su questo rapporto tra generazioni secondo me ha molto da dire, perché credo che abbia forse come me un giudizio molto severo in questo coinvolgimento dei giovani, che si è in qualche modo mostrato, o fatto finta di mostrare durante la COP e la pre-COP 26. Buona mattinata a tutti. Buona mattinata a tutti. Parto proprio dalle opere che abbiamo visto e dalle emozioni che mi hanno suscitato, anche perché io le vedo qui per la prima volta e quindi direi è la prima impressione che conta. Mi è piaciuto molto il video dell'intervista dal futuro, e c'è una frase particolare sulle motivazioni per cui si intuisce dal video la Terra è arrivata a una crisi ecologica enorme che ci ha lasciato vivi, ma con condizioni sicuramente di perdita di qualità della vita. La chiusura con il miele che viene portato nel futuro è emblematica, però c'è questa frase: perché siamo arrivati fin lì? Perché forse non sapevamo abbastanza. Io vorrei correggere leggermente questa considerazione, perché forse non abbiamo voluto sapere abbastanza, perché tutti gli elementi, come ha detto Warren, ci sono, e ci sono da oltre 100 anni. La ricerca sul cambiamento climatico, che attribuisce responsabilità umane, è della fine del 1800. Non pretendiamo che i lavori di Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica, e che pubblica il primo lavoro che sancisce il cambiamento climatico dovuto alle emissioni del carbone. Ecco, non pretendiamo che finissero come notizia nei media del 1800. Siamo alla fine dell'Ottocento, è una pubblicazione scientifica che finisce in un cassetto. E poi ci sono due guerre mondiali nella prima parte del Novecento che certamente distolgono tutte le attenzioni e le risorse dell'umanità. Ma dal 1950 in poi la ricerca riprende e matura molto in fretta. Abbiamo importanti acquisizioni già negli anni 50, vi cito due nomi perché è bene restituire dignità ai nostri maestri, ai nostri predecessori. Gilbert Plass, nessuno lo conosce, un fisico canadese che nel 1954 pubblica chiaramente degli studi sull'incremento della CO2 in atmosfera e dice: chiaro, succederà quello che stiamo vivendo noi oggi. Pochi anni dopo, 1958, Charles Keeling, un grande geochimico americano, tuo collega possiamo dire, sì, Warren, sì, no? Sì, sì. Che con grandissime difficoltà, spesso io veramente non posso sopportare chi dice che gli scienziati parlano di questi argomenti e fanno un po' i catastrofisti per ottenere dei fondi di ricerca, vero? Ti sarà capitato, così ti danno molti soldi se dici che è grave la situazione.
Pensate che Charles Keeling fonda il primo osservatorio per misurare la quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre giorno per giorno, e lo fa alle isole Hawaii. Perché si voleva divertire, voleva stare al caldo in un bel posto. No, va alle isole Hawaii perché vuole un luogo isolato dalle grandi città per misurare veramente la quantità di CO2 nell'atmosfera, nel cuore dell'Oceano Pacifico, quindi un luogo lontano dalle fonti. E racconta che per tenere in piedi questo osservatorio avrà enormi difficoltà di finanziamento. C'è anche un piccolo buco nella sua serie dei dati, ed è un buco dove per alcuni mesi non gli hanno dato nemmeno i soldi per fare la manutenzione degli strumenti. È un eroe Charles Keeling, ed è riuscito però a consegnarci una importantissima serie che è ancora attiva oggi, poi se ne sono aggiunte altre, ma senza la loro attività noi saremmo stati privi di informazioni fondamentali che ci davano il peggioramento della situazione ambientale del pianeta, quando si poteva ancora agire senza grandi emergenze. 1958, 3-4 anni dopo, Keeling ha abbastanza dati per dire CO2 aumenta tutti gli anni e questo conferma il riscaldamento. Vi aggiungo ancora un dato importante degli anni 70, fine anni 60 e 1967 e poi poco dopo 1975. Ve lo aggiungo perché è stata una tappa fondamentale premiata quest'anno con il Nobel per la fisica, che è stato dato sia a un italiano, Giorgio Parisi, che però non ha lavorato direttamente sul clima, ma è stato dato anche a Suki Manabe, un giapponese che lavora, però ha sempre lavorato a Princeton, e a Klaus Hasselmann, che ha diretto per tanti anni il Max Planck Institute ad Amburgo. Ecco, sono due vecchietti, hanno 90 anni, e fortunatamente il Nobel è arrivato in tempo per riconoscere la qualità di questa ricerca, fatta quando io giocavo con la sabbia, 1967, io sono nato nel 66. Pensate, già nel 1967 Syukuro Manabe aveva fatto uno dei primissimi modelli matematici di simulazione del clima, dove si diceva che più CO2 aumentava e più la temperatura sarebbe aumentata. Ma pensate che coraggio, in quegli anni faceva freddo. Oggi è facile per noi dirvi fa caldo, non volete capirlo neanche con le prove sulla vostra pelle, ma è più facile per noi dirlo. Tu fai vedere i tuoi ghiacciai, io i miei, e diciamo fa caldo, non si può negare. Allora bisognava credere solo alla scienza, e c'era del grande coraggio nel dire i calcoli dicono che farà caldo e dovete smettere oggi di inquinare se non volete il caldo domani. Non sono stati creduti, o meglio, ci sono state enormi opposizioni orchestrate dalle grandi società petrolifere che, per non veder diminuire i loro introiti dalla vendita dei combustibili fossili, hanno fatto di tutto per distogliere l'attenzione del pubblico o addirittura negare i cambiamenti climatici e gettare discredito su questi scienziati. Dopo, dagli anni Ottanta, la scienza si è organizzata perché le Nazioni Unite, consapevoli di questi rischi, hanno fondato l'IPCC, il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, che produce ogni 5 anni circa un rapporto sulla situazione climatica del pianeta. Rapporto che è arrivato alla sua 6ª edizione e l'ultima edizione è stata pubblicata il 9 di agosto con dei dati che purtroppo confermano tutto quello che avevano detto i nostri maestri, i nostri predecessori. Allora, è un problema di informazione? No, è un problema di psicologia sociale, è un problema di negazione del problema. Ve l'abbiamo detto in tutti i modi. Lo hanno detto prima di noi tanti altri, lo hanno scritto sui giornali. I giornali dell'Ottocento portano già queste informazioni. Lo hanno scritto
Sulla copertina di Time esce nel 1986 l'immagine di copertina con la terra che sta fondendo, con i ghiacci che stanno fondendo e il rischio grave di un cambiamento climatico ostile al futuro dell'umanità. Ci sono stati attori che hanno creduto in questo messaggio, hanno fatto di tutto per diffonderlo. Cito il film Before the Flood di Leonardo DiCaprio. È un grande attore, dovremmo dare ascolto a queste voci se non siete soddisfatti delle nostre di scienziati. Non è servito. Ne ha parlato Papa Francesco, ha scritto l'enciclica Laudato Si nel 2015 e sono passati 6 anni, non è servita neanche attraverso la religione, non ci credono nemmeno i parroci al cambiamento climatico, nonostante il loro capo spirituale ha scritto un libro di 150 pagine che dice che stiamo distruggendo il pianeta Terra. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, che è un ingegnere portoghese, ma è prima di tutto un diplomatico, una figura simbolica che rappresenta 196 governi, continua a dirlo, è al secondo mandato e continua a ripeterlo ormai negli ultimi anni, lo ha ripetuto a Glasgow, prima della conferenza e dopo. Prima ha detto che stiamo usando la natura del pianeta come una toilette, e sono gentile, non traduco concesso. E poi alla chiusura della conferenza, con gli scarsi risultati che sono stati raccolti anche quest'anno, ha detto: stiamo ripetutamente bussando alla porta della catastrofe. Una parola forte per un diplomatico, catastrofe. Io e Warren possiamo usarla, rappresentiamo più o meno noi stessi. Antonio Guterres, ogni parola che dice rappresenta 196 governi, ci deve pensare. Non può dire tutto quello che vuole. Se ha usato catastrofe c'è un motivo, chiaro. Allora, quel video è fondamentale per dirci: noi oggi abbiamo tutte le informazioni che ci servono per agire, sappiamo che cosa bisogna fare, ma non vogliamo farlo. Questa è la grande trappola psicologica nella quale siamo immersi e dove forse queste opere d'arte, perché è tutta arte, arte letteraria, arte fotografica, arte cinematografica, deve scuoterci, deve aiutarci a dire: mi devo svegliare da questa bolla di inconsapevolezza volontaria. Anzi, abbiamo anche un grandissimo autore italiano che gli ha dato il nome giusto, riferito ad altri problemi, e questo autore è Primo Levi, e ha chiamato la stessa situazione di rifiuto di capire la realtà degli anni 30 dell'Europa di fronte alla nascita del nazifascismo e all'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, l'ha chiamata Nei sommersi e salvati, che scriverà dopo la terribile esperienza di Auschwitz, vivevamo in uno stato di cecità volontaria. Noi siamo nella cecità volontaria. E visto che parliamo anche di un concorso letterario, c'è un grande autore che ha scritto il libro La grande cecità, ed è Amitav Ghosh, un indiano, ne ha pubblicato uno recentissimo che non ho ancora letto, ma nel libro La grande cecità Ghosh dice: nemmeno la letteratura ha cominciato a esplorare questa sfida gigantesca della storia della specie, non della civiltà, della specie Homo sapiens. Questo momento incredibile che stiamo vivendo, decidere il nostro destino. E allora arrivo ad altri elementi, sempre dal video. Bisogna lasciare aperta una via di fuga. È vero, psicologicamente se non dai una via di fuga è del tutto inutile dire siamo spacciati, no? Ma questa via di fuga noi non la vogliamo percorrere, noi neghiamo le informazioni e nello stesso tempo facciamo di tutto per continuare a rimanere nella strada che ci porta al baratro. Quindi abbiamo bisogno anche di essere scossi. Questa via di fuga, ogni giorno che non la prendiamo, si fa più stretta. Anche Glasgow ha detto: abbiamo 10 anni, nemmeno, 8 forse, 9,
Entro il 2030 dobbiamo ridurre del 45% le emissioni, ma è enorme, 45%. E dobbiamo cominciare adesso, subito. Parisi, Giorgio Parisi, il terzo dei Nobel per la fisica, accanto a Manabe e Hasselmann, ha detto una battuta bellissima in Parlamento. Ha detto: ma io sui tetti di Roma vedo più piscine che pannelli solari. Dovremmo vedere formicolare la gente sui tetti di tutto il mondo a installare con i loro martelletti, trapani, i pannelli solari, come una gigantesca chiamata alle armi. È un paragone brutto quello bellico-militare, ma è l'unico momento che io conosca nella storia dell'umanità dove si è avuto un tale sforzo collettivo. Mi viene in mente lo sforzo dell'Inghilterra. Tu, Warren, sei inglese? Sì, 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 sono ecco, inglese. Io allora amo molto Winston Churchill, il quale è la persona che prima negli anni 30 avverte l'Europa del pericolo nazista e dice: la Germania si sta riarmando e nessuno fa niente per fermarla. Lo dice nel 1934, nessuno fece niente. Ma poi il 13 maggio del 1940 Churchill, nominato primo ministro, è quello che guiderà i britannici e poi gli alleati con gli americani nella sconfitta del nazifascismo, dicendo chiaramente le cose come stanno, dicendo lacrime, sangue, fatica e sudore, non dicendo andrà tutto bene e poi facendo altro. E questo porterà tutti gli abitanti dell'allora impero britannico e poi gli americani a fare qualcosa per la vittoria, questa victory ad ogni costo, dice Churchill, vittoria ad ogni costo, perché dalla vittoria dipende la nostra sopravvivenza. E questo non è uguale oggi. La vittoria nostra è la vittoria delle energie rinnovabili, del risparmio energetico, della sobrietà, della consapevolezza, perché dalla vittoria dipende la nostra sopravvivenza. Ma allora tutti noi dovremmo fare qualcosa, tutti. E invece esci fuori in strada e vedi qualcuno che sente questa pressione emotiva. Io non vedo nessuno che ha come primo obiettivo la protezione dell'ambiente e del clima. Anzi, vedo dei comportamenti stupidi, profondamente stupidi, e che mi offendono. Ve ne dico subito uno, perché in questi giorni è comune vederlo. Quasi tutti i negozi hanno le porte aperte. È inverno, ci sono 6-7 gradi. La caldaia brucia il metano e butta CO2 in atmosfera e il caldo esce dalla porta e voi entrate a fare la spesa per Natale in quei negozi. Io mi rifiuto di entrare in quei negozi, spero che falliscano, che chiudano, perché è un sacrilegio buttare l'energia preziosa, fossile, di cui hanno parlato 12 giorni a Glasgow raccogliendo così pochi frutti, e poi noi tolleriamo che un banale negozio per favorire gli acquisti tenga la porta aperta e butti fuori l'energia. Dovremmo insorgere tutti noi come società e dire: ma cosa stai facendo? Ma chiudi queste porte! O meglio ancora, dovrebbero essere le autorità a passare ogni giorno i vigili a dire: sanzione di 1.000 euro per aver buttato via l'energia. E poi però dall'altro il governo fa l'ecobonus per favorire la riqualificazione energetica degli edifici, ma c'è una contraddizione enorme. Oppure quei bombole del gas con il fornello acceso per scaldare l'aperitivo in mezzo alla strada. Il rendimento della bombola del gas per scaldarci a prendere l'aperitivo forse è l'1%, il 99% è disperso nell'atmosfera. Volete stare al caldo? Prendete il Green Pass e entrate dentro e state dentro i locali come si è sempre fatto da migliaia di anni. Volete stare fuori? Mettete il cappotto. Ma non metto una stufa nella strada. O accendo anche la resistenza elettrica che usa l'energia preziosa di qualche centrale che ha buttato altra CO2 nell'atmosfera. Dovremmo rifiutare noi stessi questi comportamenti aberranti. No, sono tutti tranquilli che prendono l'aperitivo fuori. Ecco, quando io vedo questi segnali che prendo come simbolo, ma vuol dire che non abbiamo capito niente. Poi c'è tutto il resto, da lì continua. E arriviamo allora al commento di altre due opere. Il cimitero delle Fontanelle, quel piccolo brano che ho ascoltato,
mi ricorda un'altra opera di un altro autore napoletano che è Bruno Arpaia, che una decina di anni fa ha scritto un libro che ha qualche elemento che mi aggancia, non so chi è dall'autrice, se lo conosce, se conosce il libro di Bruno Arpaia. No. Bene, allora ti consiglio la lettura. Si intitola, un titolo che non ha niente a che vedere col clima, si intitola Qualcosa là fuori. Ma è la narrazione molto realistica della emigrazione dei napoletani nel 2080, che fuggono da una città ormai invivibile per il caldo e desertificata, per andare a cercare fortuna e cibo in Svezia. E questa colonna di napoletani percorre tutta l'Italia, valica le Alpi, percorre tutta la Germania nella polvere, e quando arriva sul Mar Baltico deve pagare il pizzo agli scafisti tedeschi per riuscire a raggiungere la Svezia, dove le motovedette gli sparano addosso. E sono quello che vediamo oggi, spostato di 2000 km a nord. Quindi quell'atmosfera mi ha ricordato questo romanzo distopico, ma nemmeno poi così irrealista. È una situazione che purtroppo vediamo già affliggere altri nostri fratelli, che soffrono già di queste desertificazioni, di queste carestie, semplicemente oggi nei paesi tropicali. E infine, tanto per tornare alle nostre consapevolezze, forte la ricucitura delle ferite della terra, forte, molto forte, mi è piaciuta come metafora ed è un invito che rivolgo a tutti. Ma ai nostri ragazzi che ci ascoltano, siate sinceri, io non vi vedo, ma alzate la mano chi sta indossando un paio di jeans stracciati, strappati, con delle... Grazie per la sincerità. Ci siete, li avete, ecco. Quel capo di vestiario è un altro simbolo della mancanza di consapevolezza. Perché comprare un indumento già rotto all'origine? Noi oggi viviamo in un'epoca dove al contrario dovremmo far durare gli oggetti. Dovremmo fare in modo che le materie prime così preziose, che hanno un tale costo sulla terra, fare il cotone per un paio di jeans, procura quelle ferite terribili alla terra, le procura nei campi del Kazakistan, dove vengono coltivati con una quantità enorme di acqua, di pesticidi, di lavoro, forse anche di sfruttamento delle persone, verranno portati, questo cotone verrà portato in Bangladesh, verrà tinto forse anche con dei composti tossici, è possibile, che finiranno abbandonati nelle acque, perché in Bangladesh certo non ci sono le normative ambientali, sfrutteranno forse anche dei bambini nella lavorazione, e fin qui tutti noi però dobbiamo vestirci, e quindi un capo di vestiario ci serve. Ma allora perché romperlo all'origine e fare in modo che così duri di meno? Dovrebbe al contrario durare il più possibile un oggetto che è costata così tanta sofferenza della terra e delle persone. 8.000 litri di acqua per fare un paio di jeans. E a seconda di come è stato trasportato il cotone, come è stato coltivato, quante lavorazioni ha subito, alcune decine o centinaia di chili di CO2 per tutta la parte di petrolio che è stato usato per far funzionare l'industria della moda. E noi paghiamo dei soldi per prendere un capo di vestiario già strappato, che dura la metà o niente, o lo buttate via dopo poco tempo. Allora il suggerimento che vi do, se avete capito questa metafora, è: cucite i vostri pantaloni, come ha fatto la nostra autrice. Cuciteli, è simbolico, dureranno di più sicuramente, ma è la ricucitura il valore. Noi dobbiamo ricucire queste ferite che abbiamo fatto alla terra, perché se si aprono troppo cadiamo dentro queste ferite, anche noi, cade dentro l'umanità, e ci spetta purtroppo un futuro difficile, soprattutto per chi è più giovane, perché i cambiamenti climatici e l'accumulo degli inquinanti diventerà via via peggiore nel futuro. Adesso ne vediamo alcuni segni che sono solo preoccupanti, ma non ancora pervasivi nella nostra vita. Fra qualche decennio saranno irreversibili.
Warren mi diceva che anche la microplastica la trovate dappertutto, anche in quei luoghi remoti, nelle zone polari. Questa microplastica che si muove col vento, con l'acqua, con le persone. E poi la mangiamo, eh? Sì. E dentro questi materiali ci sono anche dei composti che sono tossici per noi. Adesso sono pochi, forse delle piccole parti per trillion, ma quando diventeranno un po' più concentrati? Adesso fanno già male a delle forme di vita microscopiche, piccole nel mare, piccoli gamberetti. E quando saranno più abbondanti faranno male a noi. E poi potete toglierli dopo? No, non potete più toglierli. Questi composti chimici diffusi in tutto l'ecosistema dopo saranno irreversibilmente presenti per alcuni migliaia di anni, perché c'è una parte di composti che si degradano fortunatamente, ma ce ne sono altri che abbiamo inventato noi, alcuni che sono invece permanenti per secoli, o altri che c'erano già in natura ma li abbiamo liberati. Penso al mercurio. Il mercurio è un elemento chimico già presente in natura, ma lo abbiamo liberato bruciando anche il carbone. E così è finito nell'aria, dall'aria è finito nelle piogge, dalle piogge è finito negli oceani e noi lo mangiamo con il pesce. E il mercurio è un neurotossico, ci fa diventare più rincoglioniti. Ed è vero, ci sono già purtroppo studi... Come ci insegna il cappellaio matto. Il cappellaio matto, vero. Dimmi, Warren, che tu conosci bene, sì, perché è sicuramente un romanzo inglese. Il cappellaio matto è una dei primi persone nella letteratura nota ad avere sofferto di intossicazione di mercurio, perché usavano mercurio per fare il feltro e quindi stiravano il feltro, respiravano i fumi di mercurio della fabbricazione dei capelli, e quindi la malattia dei cappellai è una malattia vera, è causata da mercurio. E mercurio è qualcosa che è accumulato nell'ambiente, e mentre si scioglie tutto il mercurio che è stato intrappolato nella permafrost, nei ghiacciai, adesso si sta uscendo di nuovo. E quindi questi si chiamano per noi gli inquinanti legacy, quindi inquinanti che sono stati emessi, immagnizzati, e adesso escono di nuovo perché sta sciogliendo dove loro ne erano immagazzinizzati. Ecco. Beh, importanti. Vedete che bella la scienza. Fare collegamenti tra la letteratura, la storia, i dati che conosciamo di oggi. La scienza è bella e tutti i saperi sono belli quando si scambiano informazioni in questo modo. Io non la conoscevo questa storia, Warren, del mercurio. Bellissima. Visto che stiamo scalpitando anche per il Natale, per le vacanze, per la paura che la pandemia ci porti via le sciate, io direi anche la notizia che ci hai dato prima, sì, della sciolina degli sci. Sì, perché... sì, è come forse voi sapete, non so se qualcuno viene dalla zona di Vicenza, che è stato altamente colpito dalla produzione di PFAS, che sono i composti perfluorinati fatti per essere super stabili e super idrofobici. E il teflon delle pentole. Sì, il teflon nelle pentole, il teflon, la roba quando mette la giacca impermeabile, l'acqua quando cade fa quelle perline, quindi scivola giù, e quello sono i composti perfluorinati. È usato anche nella sciolina, quando tu vai a sciare lasci stracci di PFAS. E noi, lavorando tanto con il comune di Falcade, abbiamo un sito di monitoraggio in alta montagna, stiamo convincendo almeno i negozi di sci a Falcade e nella sciare di San Pellegrino, che sono nostro sostenitore, ci danno un enorme mano, e noi, trasmettendo anche conoscenza loro, stanno cominciando ad usare la sciolina senza i PFAS, perché questi composti sono presenti nella neve, nei fiumi, nei campi, quando tu fai la camminata d'estate, la roba è, la neve si è sciolta, depositato questa roba nei campi, quindi... E nell'acqua. E nell'acqua, sì. 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 E quindi purtroppo già le mamme che chiedono zero PFAS
è una cosa impossibile, perché abbiamo un livello di fondo che arriva fino all'Antartide di questi composti. E quindi non esiste la possibilità. In inglese si chiamano i forever chemicals, perché sono così stabili, non si rompono. E quindi dobbiamo smettere di usarle e basta. Ecco, quindi avete visto, con questi piccoli esempi che abbiamo fatto, e poi c'è ovviamente tutto il problema della perdita della biodiversità, che non abbiamo citato, ma è il terzo grande elefante nella stanza, uno quindi il cambiamento climatico, l'altro l'inquinamento che nuoce alla nostra salute, e l'altro è l'estinzione delle specie. E quando una specie si estingue, quelli durano per sempre, sì. E l'estinzione è invece per sempre, le specie perdute non torneranno mai più. Quindi, se vogliamo veramente evitare quel futuro che nel video arriverà dopo 60 anni, portandoci anche forse l'estinzione delle api, sembrerebbe di capire, visto che viene portato nel futuro il vasetto di miele, che sembrerebbe un ricordo ormai sparito. Io vi dico che dobbiamo assolutamente avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e cominciare ad agire per togliere il superfluo e mantenere invece il necessario per una buona vita. Se continuiamo a voler salvare tutto, non ce la possiamo fare, e qua invece ho l'impressione che si vuole fare la transizione energetica, ecologica, senza cambiare niente, senza rinunciare a niente, dando sempre la colpa ai politici. A Glasgow non hanno deciso, ma le cose che io vi ho detto non hanno bisogno che le decida Biden o von der Leyen, le decidete voi. Decidete voi se entrare nel negozio con la porta aperta o ribellarvi contro questo costume, decidete voi se comprarvi i pantaloni strappati o ricucirli, decidete voi quanta carne mettere nella vostra dieta, e meno ne mettete e meglio è. Decidete voi se prendere un aereo o non prenderlo, perché il volo è uno dei modi che fa le maggiori quantità di emissioni per spostarci da un luogo all'altro, quindi usate, non viaggiate per futili motivi. Queste sono tutte scelte che possiamo già fare noi senza aspettare qualcun altro, e l'arte ci fa vedere con queste immagini, ci dà questa provocazione, ci rende visibile ciò che già conosciamo ma che non vogliamo vedere. Grazie Luca. Grazie Luca. Finché Luca parlava vi ho fatto girare qualcuna delle immagini che magari non facciamo del tutto a tempo a commentare, ma sicuramente per gli autori in sala sì. Io chiederei ai ragazzi se vogliono intervenire su qualsiasi cosa, porre qualsiasi tipo di domanda a Luca o anche a Warren o a noi. Siete stati molto tranquilli fino ad adesso e qualsiasi cosa, come dire, possa interessarvi sia dal punto di vista scientifico sui cambiamenti climatici o su altro, potete chiederla, c'è il microfono, vi facciamo uscire e parlate da qua con mascherina. Qualcuno di voi ha seguito la COP26? Voi sapete che cos'è la COP26? Alzi la mano chi ha un po' seguito le informazioni. Ah, Giovanni, io, vuoi intervenire? Sì, volevo fare una domanda. Sono andata subito ai giovanissimi perché... Beh, io mi sento più o meno della loro età, quindi... No, ma fai benissimo. Giovanni Morassuti è autore di un progetto, Climate Theater Action, è un progetto internazionale e con un'operazione che ha fatto a Mossano sul Tagliamento in Friuli, ha partecipato a questo circuito internazionale di rappresentazioni teatrali in varie parti del mondo. Comunque sì, Giovanni, avevo una domanda. È vero che anche limitare le nascite è una soluzione? Certo che è una soluzione, perché siamo quasi 8 miliardi. Di questi 8 miliardi sappiamo che un miliardo non riesce nemmeno a mangiare oggi, quindi avrebbe diritto almeno di avere la dignità. 2 miliardi non hanno nemmeno l'elettricità o una casa o l'acqua potabile, quindi possiamo dire che siamo già in un mondo sotto stress da un punto di vista ambientale e che non riesce nemmeno a garantire però una buona vita a tutti questi 8 miliardi di persone. Se dovessimo dare a tutti un buon livello di vita, avremmo un ulteriore
enorme consumo di risorse, ma è giusto farlo per quelli che ci sono già. E se ne aggiungiamo ancora, pensate che le cose diventino più facili da risolvere? Diventeranno più difficili, e le stime sono altri 2 miliardi di persone entro il 2050. Allora, siccome lo stesso Papa Francesco disse un giorno di ritorno dalle Filippine: non è necessario che vi riproduciate come conigli, penso che se lo dice lui, a maggior ragione la scienza è convinta che sia opportuno riflettere su questo tema, con metodi culturali ovviamente, non coercitivi. Nei 17 goal di sostenibilità che abbiamo visto sulla maglietta, non c'è quello della popolazione, è anche un tema difficile da affrontare sul piano delle diplomazie, perché ci sono di mezzo le religioni, ci sono di mezzo le antropologie di tutti i paesi, ma c'è un modo per raggiungerlo in maniera indiretta, ed è l'obiettivo numero 5, se non sbaglio. Voglio silenzio. Chi conosce l'obiettivo numero 5 delle Nazioni Unite? Chi conosce l'obiettivo numero 5? C'è la maglietta ancora in sala? No, è andata via. L'obiettivo numero 5 è la parità di genere. Vuol dire evitare di avere delle donne schiave nel mondo, e sono tantissime. E la donna schiavizzata è costretta in Africa e in alcuni paesi asiatici a fare anche 8-9 figli. E forse ne farebbe volentieri 1 o 2 se potesse decidere lei. Quindi soltanto con metodi culturali e sociali si potrebbe ridurre fortemente l'eccesso di natalità in quei paesi dove purtroppo crea anche così tanta sofferenza, perché troppi bambini che nascono in un luogo dove poi non c'è la possibilità di farli studiare, di dare condizioni di vita dignitose, significano poi bambini che soffrono, che muoiono di fame. Allora è meglio stare tutti bene in pochi che stare male in tanti e benissimo, troppo bene in pochissimi, che è quello che succede oggi in questo mondo, dove sappiamo che si stanno dilatando sempre di più le differenze tra i popoli, tra i numerosissimi poveri e i pochissimi ricchissimi. Volevo chiedere perché non è stato nominato il capitalismo. Non sono state nominate tantissime cose, potremmo stare qui settimane, e stiamo parlando del più grande problema nella storia della specie Homo sapiens, e quindi un quarto d'ora di chiacchierata in un concorso di art dedicato all'ambiente, non so da che parte cominciare. Potremmo dire dobbiamo nominare anche l'energia nucleare, allora dobbiamo nominare i nostri consumi futili, dobbiamo nominare tantissime cose, quindi mettiamoci pure anche il capitalismo, va benissimo. Il capitalismo è in particolare l'assioma che lo contraddistingue, e cioè la ricerca di una crescita economica infinita. Questo dal punto di vista scientifico è per me la totale negazione della realtà. Non può esistere una crescita infinita in un pianeta finito. È così facile da capire. Eppure capitalismo e economia neoliberista sono fondati su questo postulato non verificato per l'economia, e cioè che sia possibile continuare a estrarre risorse dal pianeta e restituire rifiuti per fare profitto economico. Non si può. Allora o cambiamo il sistema economico noi, oppure siamo destinati poi a schiantarci contro il muro dei limiti fisici. E cambiare il paradigma economico sicuramente significa anche poter uscire dal capitalismo per entrare in un nuovo sistema economico che ancora però non abbiamo progettato. Bisognerebbe prima studiare un'alternativa, ci sono alcune proposte, ma sono tutte da elaborare. E queste alternative devono produrre un nuovo sistema economico in grado di dare
felicità e prosperità senza essere basati sulla crescita continua. C'è un due tuoi colleghi Warren inglesi che hanno fatto molto lavoro su questo, uno è Tim Jackson con un tipo di economia che si chiama prosperità senza crescita e l'altra è Kate Raworth con l'economia della ciambella. Sono due parole chiave che potete andarvi a cercare su internet. Grazie. Posso dire qualcosa anch'io, che il capitalismo è quello che si può sprecare. Si pensi che abbiamo negli ultimi 20 anni inventato le lampade a basso consumo, che non è risultato in un consumo ridotto, perché abbiamo un basso consumo, quindi illuminiamo di più. Adesso abbiamo il problema che abbiamo i parchi che sono illuminati anche alle 3 di mattina quando non c'è nessuno. Nell'Attico abbiamo intere zone illuminate, quindi le renne non riescono più a fare le migrazioni perché non vedono le stelle. Anche gli uccelli in Europa fanno fatica. Abbiamo un inquinamento luminoso che è visibile ovviamente dallo spazio e quindi dobbiamo pensare in modo di crescita che non ci porta a sprecare, perché siamo un specie fatto per sprecare, sembra. E quindi abbiamo colleghi che studiano questo aumento enorme della quantità di luce nell'Attico. Per fortuna non è andata e dobbiamo fare qualcosa, non so, basta una fotocellula, non so, ma stiamo illuminando il mondo dove non c'è bisogno. E quindi anche gli insetti impollinatori soffrono della luce, perché ci sono anche gli impollinatori notturni che vengono attratti da questi lampioni, che siamo noi a chiedere sempre più lampioni, in particolare gli anziani che chiedono luci perché hanno paura dei ladri, e i ladri invece vengono con la luce perché è più comodo. Quindi opponetevi a queste scelte stupide che continuano a chiedere alla politica: vogliamo più lampioni sulle nostre strade. Bisogna spegnere dei lampioni, non metterne altri di nuovi. Poi c'è anche il consumo energetico, quindi se al momento non ci sono altre domande, chiamerei un attimo Federica Perotti, che è autrice delle immagini che vedete proiettate, per un breve commento. È sempre un'opera segnalata, il ciclo si chiama Souvenir. Federica adesso spiegherà, ha cercato di fare un abbinamento tra bellezza e, tra virgolette, schifezza, cioè ha preso l'inquinamento delle spiagge e lo ha portato vicino alle opere d'arte. Grazie, intanto vi ringrazio per l'opportunità e mi collego al discorso ovviamente inquinamento e soprattutto a quello che dal piccolo, quindi oltre a tutti i temi che abbiamo fatto, io parto dal nostro piccolo che possiamo fare. Io ho partecipato quest'estate grazie a Mare Vivo, che conoscerete, un'associazione da 35 anni che si occupa di tutelare il mare e le spiagge. Ho avuto una grande opportunità perché ho visto dal vivo cosa vuol dire lo scempio che si fa e si continua a fare. Io ho provocato con queste fotografie, mettendo spiagge sporche di quest'anno, dell'anno scorso, nonostante quello che noi sappiamo, che le microplastiche sono arrivate dagli esperimenti che hanno fatto alla placenta delle donne. Perciò tutto quello che poi c'è da studiare, vi propongo di andare a vedere cosa sta succedendo nel mare, sotto il mare, ai pesci, per colpa del nostro inquinamento, per la nostra ignoranza. Grazie appunto a Mare Vivo, che quest'anno tra l'altro dalla Camera del Senato ha vinto il premio del volontariato 2021, mi sono permessa appunto di fare un piccolo omaggio, tra virgolette, alla mia città che è Brescia, alle piazze belle di Brescia, e provocando, dicendo: vabbè, portiamo a casa un souvenir. Cioè, se io lascio la mascherina in spiaggia, se io continuo a lasciare il picnic, la plastica, abbiamo trovato di tutto, perché nel concorso che ho partecipato artistico abbiamo realizzato delle opere d'arte con i rifiuti che abbiamo trovato alla foce del fiume Platani
ad Eraclea, tra Agrigento e Sciacca, tra l'altro un posto stupendo dove stanno lavorando molto con i ragazzi appunto per l'educazione ambientale. E quindi mi sono così trovata a dire: se ci fosse in Piazza Loggia una spiaggia con la plastica, oppure in Piazza Duomo. È Brescia, giusto? Sì, Piazza Duomo, la seconda, l'altra fotografia, non questa. Questa è Piazza Loggia, una parte ovviamente di Piazza Loggia. Questa è una parte di piazza, questo è il Duomo Vecchio, che è uno dei, lo sapete, un duomo tra i più importanti d'Europa circolare. E quindi la bellezza dei beni culturali, se noi mettessimo la stessa attenzione quando facciamo una nostra gita, che sia di una settimana o di un giorno al mare, che sia nel mare più bello che tra l'altro penso che abbiamo noi in Italia, cioè lo portiamo a casa e ci troviamo questa cosa qua. Non credo che, insomma, sarebbe piacevole girare, fare appunto, come si dice a Brescia, fare shopping o girare per Piazza Duomo con una... Cioè, quindi ecco, abbiamo il Tempio Capitolino, che invece è l'ultima foto, che è una parte romana di Roma, di Brescia, scusate, e anche qui ci vengono tantissimi turisti negli ultimi anni, però la teniamo bene, cioè è stata ristrutturata. Dovremmo ristrutturare a livello educativo le nostre menti, è questo. Io penso che, non voglio essere pessimista, io non dico che gli adulti ormai li ho persi, però mi auguro della nuova generazione che ci sia l'impatto vero e proprio di quello che sta succedendo, e quindi di rieducare la nostra mente a rispettare la nostra casa, che è la terra, e il mare è soprattutto un protagonista anche del cambiamento climatico, perché si sono alzate le temperature anche del mare, e di conseguenza tutte le cose che dal piccolo, diciamo, dalla bottiglia di plastica, che dovremmo diventare plastic free, come è sempre l'obiettivo di Mare Vivo, a portarci a casa le nostre cose e riuscire il più possibile a non usare la plastica, quindi bottigliette e basta. Cioè, sono piccoli accorgimenti che secondo me, siamo una goccia nel mare ognuno di noi, potremmo comunque far qualcosa. Anche perché basta guardare là fuori nei canali e, se ci pensate, ogni bottiglietta, ogni mascherina è arrivata da una mano che ha fatto questo gesto. Basta pensare al gesto al contrario che la raccoglie. Cioè, io l'ho trovata nel bosco quest'estate, anche le mascherine, e sono cose che mi fanno piangere il cuore, perché... Grazie mille, Federica. Grazie. Guarda, mi ricordo. Grazie a tutti. Mi ricollego subito, devo dire che il tuo intervento cade perfetto, perché io adesso chiamo a raccontarci qualcosa Sebastiano Cognolato, che è presidente di Venice Calls e che è l'associazione, tra le associazioni, ma forse l'associazione più attiva in città Venezia, coinvolge un sacco di giovani e molta parte della società civile, con azioni molto concrete, dalla pulizia delle spiagge al Lido di Venezia o anche in Laguna, ad una serie di azioni. Loro sono stati i protagonisti. Sebastiano, guarda che se sei meglio seduto, volevo metterti qua, come mi avevi detto, come preferisci. Sono entrati in campo subito dopo l'acqua grande del 2019, quando c'è stata questa acqua alta eccezionale che ha causato un sacco di danni a Venezia, e hanno organizzato gli aiuti in città. Sono andati ad aiutare i privati a pulire gli spazi, a riabilitare le case, e se non ci fossero stati loro la città si sarebbe trovata totalmente sguarnita, perché, come dicevamo anche poco tempo fa in un incontro con Warren, Venezia non è assolutamente preparata, cioè quell'acqua grande ha dimostrato come gli impianti elettrici, gli elettrodomestici e molte cose siano assolutamente ancora ai piani terra. Incredibile, perché la città avrebbe dovuto prepararsi, come dire, e capire, essere pronta a eventi di questo tipo, ma non lo era. Quindi l'idea di oggi era anche di dare un breve spazio a loro, perché raccontano i progetti che hanno in mente e le proposte per la città, che non è una città qualsiasi. Allora, intanto salve a tutti. Salve a tutti, è un grandissimo piacere per me essere qui con voi oggi, soprattutto perché è un pubblico giovane. Io tristemente, ma alla fin fine anche felicemente, nelle ultime occasioni mi sono trovato a parlare in pubblico davanti a un pubblico un po' più avanti con l'età.
e devo dire che le priorità sono molto diverse. E in più ci tengo a ringraziarti, Bianca, per questa occasione, perché principalmente se non ci fossero state persone come Luca e come Warren non avrei assolutamente iniziato a fare quello che faccio assieme a altre a tante altre persone, a tanti altri ragazzi che hanno forse qualche anno in più di voi. Qualcuno di voi mi può dire di che classe siete? Terza? Ok, quindi capisco. E scusateci, anzi siamo molto prolissi noi, perché ci teniamo a spiegare bene quello che sta succedendo, e io ve lo faccio da un punto di vista più sociale probabilmente, perché una cosa che ho capito nel tempo è che purtroppo o per fortuna queste, come diceva bene prima Simona, queste situazioni sono per qualcuno, per qualche eletto che si trova, o forse perché ha degli professori molto intelligenti e responsabili, in una stanza fantastica a parlare di quelle che sono delle problematiche reali, della quale, come diceva bene Luca prima, ti do del tu, però dopo tornerò a darle del lei sicuramente. E credo che sia fondamentale che noi per primi, come dicevamo, andiamo in questi negozi o evitiamo di comprare o andiamo a suggerire alle persone, ai commessi, di insomma cambiare abitudine, abbassare un po' la temperatura o chiudere semplicemente la porta. Questo perché? Perché è centrale per noi. Io talvolta penso, ma è giusto o meno fare figli in questo mondo? Voglio far vivere così i miei futuri figli? Perché io alla vostra età ero in un periodo in cui davvero ero completamente chiuso in me stesso, non avevo idea di come poter cambiare delle cose che oggettivamente stavano andando sempre peggio, e mi sentivo piccolissimo, non solo perché ero piccolo di statura, piccolo di età, avevo un sacco di brufoli, ma per il semplice fatto che nessuno mi dava degli strumenti per poter cambiare le cose. Ed è per questo che abbiamo iniziato semplicemente a parlarne, a mettere il focus tra amici, cosa si può fare oggettivamente per provare a dare un messaggio, perché tutti quanti gli artisti di oggi si sono spesi nel tentativo di dare il proprio messaggio, e da quello che dovete fare anche voi, perché è soltanto tramite queste piccole operazioni, non soltanto cambiare abitudini, ma anche partecipare alle manifestazioni che ci ha introdotto Greta, sono sempre dei piccoli passi che però alla fin fine creano un'onda, perché le abbiamo viste quanto grandi erano. Quanti di voi erano alle manifestazioni dei Friday for Future? Alzate pure la mano se volete. Beh dai, potete alzarla di più, così vi fate sentire di più, soprattutto dai vostri amici, perché è importantissimo presenziare a queste occasioni, perché è un primo livello. La partecipazione civica è veramente a strati, mi sembra di capire, in queste piccole esperienze che ho avuto di 3-4 anni di attivismo. In questi 3-4 anni ho potuto vedere quanto le persone che ci credono siano esponenzialmente influenti sugli altri, cioè hanno una capacità moltiplicativa enorme. Greta era una persona, alle ultime manifestazioni si parlava di 100.000 persone a Glasgow, proprio in qualche modo. Io credo che questo sia un primo passo, quello di scendere in piazza. Il secondo passo è fare la differenza, e anche la differenziata talvolta. Però quello che ci tengo molto di trasmettervi è che in tutte quante le città da cui venite ci sono delle piccole associazioni che fanno grandi cose, e talvolta coprono un vuoto lasciato da parte di chi ci governa. Perché qua a Venezia, e adesso inizio un po' a farvi un po' di spam sulle attività di Venice Calls, però sarò breve perché talvolta mi piace più parlare in questa maniera con voi, soprattutto quando ne ho modo. E abbiamo iniziato a fare per prime iniziative le pulizie delle spiagge. Perché l'abbiamo iniziato a fare? Perché la nostra laguna è composta da, innanzitutto, cioè la città di Venezia, sono tante isole messe assieme, questo lo sappiamo, sono collegate da dei ponti. Ebbene, già semplicemente al perimetro della nostra città ci sono delle piccole zone che in qualche modo sono colpite da questo fenomeno, no? Dall'acqua che va e viene, non ci sono delle rive e quindi si tende ad accumulare il rifiuto plastico. Benissimo, lì, ma anche in tutte quante le altre isole che ci sono in laguna e che non hanno degli argini, si va ad accumulare molto materiale, e non c'è
un servizio di pulizia di queste zone di cui vi sto parlando. È più facile andare giù in strada a protestare, sì, di prendere tutto quanto l'armamentario, alzarsi presto la mattina e andare a raccogliere, però forse l'impatto sommato è molto elevato, perché sottolineiamo quelli che sono le mancanze e proponiamo delle soluzioni in qualche modo. Bene, il primo anno in cui abbiamo fatto queste iniziative ci fermavamo al sacco e andavamo a fare le nostre iniziative, benissimo. Poi ci siamo interrogati dove vanno questi rifiuti, perché questi rifiuti, tristemente, nella maggior parte dei casi vengono o inceneriti o in ogni caso non valorizzati. Quindi, che cosa succede? Che non solo sono stati là un po' a evaporare con il calore, ma in più dopo sono stati smaltiti in una maniera più o meno responsabile. Poi il ciclo dei rifiuti è qualcosa sulla quale forse dovremmo fare conferenze per parlarne, però sì, non intendo neanche smorzare troppo gli animi, perché il mio invito è anche a partecipare alle raccolte sicuramente. Il secondo step che abbiamo fatto è stato avvicinarci a quel mondo della scienza dei cittadini, ovvero capire che cos'è che stiamo raccogliendo, anche per confrontarci poi su quali erano le origini di questi rifiuti. Abbiamo imparato di base a metterci dei cestini intorno e, dopo aver raccolto tutto quanto, smistarlo, e abbiamo potuto capire che innanzitutto c'è una differenza epocale tra quello che si trova dentro la laguna e quello che si trova davanti all'Adriatico. Dentro la laguna si trova talvolta, posso dirlo, molto spesso dei rifiuti che sono abbandonati dalle attività di caccia, di pesca, ma fuori è prevalentemente pesca, cioè io parlo davvero del 50-40%, 60%, dipendeva molto dalla zona in cui... Reti tantissime, ma non solo, perché in ogni caso c'erano davvero tantissime altre rifiuti correlati, come ad esempio l'espanso che si usa nelle barche, piuttosto che altri di questi rifiuti che tristemente non sono riciclabili in alcuni di questi casi. Polistirolo anche, penso che lo conosciamo tutti. Esatto, le cassette del pesce. Esatto. E quindi diciamo che questo è stato il secondo passo, ovvero prendere ancora più consapevolezza. Il terzo passo qual è stato? È stato guardare un po' online e scoprire questo progetto internazionale che si chiama Precious Plastic. Potete, guardate, come ha fatto Francesca prima, prendete il telefono e andate a guardare Precious Plastic, plastica preziosa in inglese. È estremamente interessante, perché praticamente ci sono determinate tipologie di plastica, HDPE, PET, non sto a farvi una testa grande sulle tipologie, però su ogni materiale c'è scritto che tipologia di plastica è, che può essere diciamo frantumato e riciclato. Adesso sarò breve perché c'è anche il fatto che stiamo andando un po' tardi forse, vero? No, perché devo presentare le tre due opere. E allora farò velocissimo. No, questa è che ci sia punto di riferimento, insomma, Sebastiano, sì, sì. Devi avere il microfono piano, sì. Sennò si sente. Grazie. Diciamo che questo è per quanto riguarda appunto la plastica e quello che vogliamo riuscire a fare nel prossimo anno. Infatti, qualora riuscissimo ad avere questi macchinari, sarete tutti quanti invitati a vedere come funzionano, perché di base è quello che fanno su scala molto più grande le industrie. E sarebbe importante anche noi dare questo sistema di creazione di nuovi valori intorno a quello che noi trattiamo come rifiuto. Secondariamente voglio parlarvi dell'acqua alta. Durante l'acqua alta di qualche anno fa, non so se qualcuno di voi fosse a Venezia in quei giorni, però sono state attive più di 3.500 persone coordinate da 4 PC come questi, che erano collegati con uno strumento che conoscete molto bene, che è WhatsApp. Noi tramite WhatsApp e nella fattispecie Telegram abbiamo in qualche modo unito quella che era l'input che ci veniva dato, ovvero A, voglio aiutare, B, dove devo andare, e di base dall'altra parte c'era aiutatemi. Bene, c'è stata un'onda di solidarietà che ci ha portato davvero tanta gioia in un momento estremamente difficile. Questo per dire che la solidarietà è qualcosa che davvero cambia il modo di pensare, e stare uniti ha veramente cambiato tanto il modo di pensare a quel fenomeno, alle persone.
e questo me lo trasmettono le persone con le quali mi incontro adesso e ringraziano me, ma non devono ringraziare me perché chiaramente da solo non avrei fatto assolutamente nulla se non pulire forse il piano terra di casa, di camera mia, dove anche a me è entrata l'acqua. Questo per dire una cosa, continuando a lavorarci abbiamo guadagnato esperienza, abbiamo guadagnato persone che si sono unite a noi e che hanno continuato ad apporre il loro sapere personale e le loro passioni. È davvero importante stare insieme, uniti ad affrontare questa crisi, perché ci siamo già dentro fino al collo, come hanno detto persone molto più esperte di me in materia. Ebbene, io credo che l'esperienza che voglio condividervi è quella di lavorare insieme, perché è soltanto lavorando insieme che si può riuscire ad avere veramente dei progetti sensati. Nel tempo, dopo quell'evento, non ci siamo fermati. Abbiamo cominciato a fare un progetto che è stato finanziato anche dall'Unione Europea per mappare le persone che sono in difficoltà durante le acque alte. Questo chiaramente è un progetto pilota, quindi di base non riuscirà a garantire un sistema di protezione civile, ma lo stiamo facendo solo perché il Comune di Venezia non ha un piano di protezione civile che vada oltre i beni architettonici. Ci siamo dentro in un bene che sicuramente va tutelato, però anche i cittadini sono un bene essenziale di questa città. Starei ore a parlarvi dei problemi di Venezia, ma forse non è il caso. Grazie. Grazie Sebastiano, mi piacerebbe dar più tempo, ma le cose sono sempre tante. Giovanni Morassutti, vieni fuori, cominci a parlare del tuo progetto, io poi lancio il tuo video e poi abbiamo un'altra cosa. Maria Giovanna Romanelli, c'è ancora? Ah, no, non c'è, ho dovuto andare, ok. Laura Cappellesso invece c'è, vero? Giovanni, e poi lasciamo la parola a te 2 minuti e concludiamo. Grazie per la pazienza e l'attenzione, ragazzi, a tutti. Buongiorno a tutti, spero che vi stiate divertendo. Volevo ringraziare di essere qui, di essere stato invitato dalla dottoressa Nardon, da Bianca Nardon. Io sono un attore e un regista italiano e ho fondato qualche anno fa una residenza per artisti, cioè un luogo dove gli artisti possono venire e lavorare sul loro processo creativo all'interno di un contesto naturale, fondamentalmente. Il luogo è una vecchia azienda agricola in Friuli Venezia Giulia, che ha questi spazi appunto un po' rurali, diciamo, agricoli, e il concetto che sta insomma alla base di questo è la possibilità di sviluppare la creatività, il processo creativo, in un contesto in cui sei più rilassato rispetto alla città. Ho fatto una mostra qualche anno fa con queste artiste, una norvegese e una australiana, che sono state mandate da questo Centro per le Pratiche Sostenibili nelle Arti, che è un ente americano che si occupa di promuovere la sostenibilità attraverso l'arte. Lo stesso ente ha promosso quest'altro progetto che si chiama Climate Change Theater Action, che è un progetto che è nato da qualche anno ormai, che vuole sensibilizzare il pubblico attraverso il teatro sul problema del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Quindi ho contattato la promotrice, l'ideatrice del progetto, che si chiama Chantal Bilodeau, che lei ha una compagnia teatrale in Canada che si chiama The Arctic Cycle, e con lei abbiamo cominciato a pensare insomma di fare un progetto insieme. Lei mi ha messo a disposizione una serie di opere teatrali scritte da 50 drammaturghi di tutto il mondo, perché questo è un festival dislocato in tutto il mondo, nel senso, io ho fatto il mio in Friuli Venezia Giulia, ma in tutte le parti del mondo ci sono stati altri gruppi, altri registi, altre compagnie che hanno fatto qualcosa di simile.
Giovanni, scusa, ti fermo, mi piacerebbe lasciarti parlare, è che i ragazzi hanno un limite con l'orario scolastico. Certo. Allora, siccome sono pronta, aspetta, Valerio, scusa, la condivisione schermo, non mi ero accorta. C'è sempre il solito discorso della condivisione. Sì, ma che non so, qua su PC. Lo facciamo, allora, questa è una composizione che con Giovanni abbiamo pensato, sì. Perché c'è una parte della presentazione del progetto che lui aveva lanciato su Produzioni dal Basso per un'operazione di crowdfunding e che secondo me era fatta molto bene, spiegava le intenzioni del progetto, e un piccolo pezzetto della performance che ha messo in scena, sì, a Mossano del Tagliamento, dove si sentono anche degli interventi registrati di attiviste per l'ambiente, esatto, da, sì, Greta ad altre. Lo, esatto, farei andare se sei, okay, d'accordo. Di questi tempi sembra impossibile immaginare un futuro giusto e sostenibile, ma immaginare un futuro per cui valga la pena lottare è un atto radicale e necessario. 50 drammaturghi di tutto il mondo hanno scritto delle brevi opere teatrali ispirate al Patto Verde Globale. Queste storie mostrano come un audace cambiamento può rivitalizzare le nostre comunità e guarire il pianeta. Aria e acqua pulita, energia rinnovabile, uguaglianza economica, giustizia razziale, sovranità indigena. Gli obiettivi del Patto Verde Globale sono chiari, ma per cambiare dobbiamo essere uniti. Dal 2015 più di 40.000 persone hanno partecipato al Climate Change Theater Action. Se osiamo essere coraggiosi insieme, le nostre visioni e le nostre speranze potrebbero diventare realtà. Il cambiamento climatico è già realtà e lo è nella nostra regione come nel resto del mondo. La Lega Ambiente da anni cerca di smuovere i governi e le persone nel fare qualcosa per contrastarlo e continua a farlo perché abbiamo ancora qualche anno per non finire nel baratro. Iniziative come quella di Climate Change Theater Action servono proprio a questo, a non farci sentire soli nella battaglia. Sono Giovanni Morassutti, il regista della pièce, scritta da Vran Bryan ed interpretata da Clelia Del Ponte e Viviana Piccolo. Ho deciso di metterla in scena al tramonto, sulle rive del fiume Tagliamento, nel rispetto della sua autenticità, usando di immaginare un futuro per cui valga la pena di lottare. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. My name's Autumn Pelche, I'm 15 years old, and I'm from Wukumakong on Manitouan Island, which is in Northern Ontario in Canada. When you ask the question about why is the water so sacred, it's not just because we need it and nothing can survive without water. It's because for years and years, our ancestors have passed on traditional oral knowledge that our water is alive and our water has a spirit. I said it once and I'll say it again. We can't eat money or drink oil. In closing, we need to protect the habitants around all waters across the world. We need to remember that our ancestors' prayers are still protecting this land and that we are ancestors' hope. One day I will be an ancestor and I want my descendants to know I use my voice so they can have a future. We need to join forces with all nations, regardless of color and nationality. Mother Earth does not discriminate, and we need Mother Earth to live and we need the waters. When we stand together as one, we are one voice and one nation. And to save our planet, let's do this for our great-grandchildren. Thank you, Yigwech. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals. Questa è una registrazione di Saverio Suzuki, che nel 92 aveva parlato al summit di Rio de Janeiro, per tornare al discorso che faceva lei, no, del che si sapeva già. All this is happening
happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. Aveva 12 anni. I'm nel 92. Only a child and I don't have all the solutions. È più giovane di Greta addirittura. And should act as e adesso ne ha una cinquantina. E cosa fa? Vive in Canada. Ma dillo nel microfono. Vive in Canada, è sposata, adesso non so esattamente di cosa si occupi. È un ambientalista professionale adesso. È un attivista professionale. Sì, eh? Sì. Sì. Questa registrazione che stavate sentendo risale al 1992 ed è di questa ragazza, che adesso è una donna, che ha parlato alla prima conferenza dei capi di Stato sull'ambiente che si è svolta a Rio de Janeiro nel 92. Lei faceva parte di un'associazione che ha raccolto i soldi per far sì che lei prendesse l'aereo, no, forse sì, a questo punto sarà stato l'aereo, vabbè, per andare alla conferenza. E ha fatto un discorso, vi consiglio di guardarlo su YouTube, la trovate. Si chiama La ragazza che zittì il mondo per 6 minuti, esatto, il video. Sì. Ed ha detto le stesse cose che dice oggi Greta, ma 30 sì. anni fa. Infatti, sì. Il 92 quando ho fatto la laurea. E poi a me personalmente, cioè quello che mi colpisce, oltre a quello che dicono, è anche il coraggio che hanno e come lo dicono. Questo non vuol dire che tutti voi dovete avere per forza a cuore questa cosa, ma il mio consiglio spassionato, poi i consigli lasciateli pure, qualsiasi cosa volete fare, qualsiasi cosa vi piace, prendetela veramente a cuore. Grazie Giovanni. E complimenti per la voce, non so, Giovanni ha una voce che devo dire, mi affascina moltissimo. Chiamo Laura Cappellesso che ci presenta l'ultimo progetto. Una cosa da vedere è la concentrazione di anidride carbonica nell'aria da discorso di Seven Suzuki fino a Greta, è cresciuta da 300 ppm a 400, è stata inascoltata. E abbiamo perso 30 anni, come vedete. È come un nastro che si riavvolge, ma poteva tutto capitare nel 92 e siamo oggi a rifarlo con Greta, ma con 30 anni di danni in mezzo. Devo dire che questo fatto di dire che oggi siamo ancora qui mi fa sempre sentire molto questo senso di fallimento e di impotenza alla fine, no? Oggi abbiamo visto cose molto efficaci, molto belle, sappiamo che diamo un contributo. No, chiedo solo scusa rispetto a, volevo finire il discorso, cioè agganciarmi a questo discorso qua. Secondo me la cosa importante è, io nel mio piccolo ho fatto un evento cross disciplinare, no? Quindi ho coinvolto non solo il teatro, ma c'erano anche altre cose, la scienza, c'era una funzionaria dell'ARPA FVG che ha parlato, Federica Flapp, che ha parlato dei cambiamenti climatici dal punto di vista scientifico. Cioè, secondo me una possibilità è proprio questa, come già ne parlavate voi, di unire i campi, cioè di lavorare insieme, arte, scienza, business. Questo sai, si cerca già di fare, che ormai non sappiamo più da che parte prenderla e dove invocare. Io se dovessi chiudere oggi chiuderei con il commento anche che Monbiot del Guardian ha fatto. Lui ha fatto uno speech pre-COP26 dicendo siamo felici perché la novità che c'è stata in questi anni è la quantità di persone e di ragazzi che ci sono per strada e l'attivismo è la cosa vera che è cresciuta. Però dice sono migliaia di persone, forse milioni, ma dovremmo essere i miliardi? Cioè lui ha detto ma dove sono tutti gli altri? Ma dove siamo? Cioè dovremmo essere tutti lì in questo momento a fare il nostro, perché questo è il tema, e voglio dire ce ne sono altri, ma questo è il tema della sopravvivenza. Giovanni, grazie. Lascio la parola a Laura Cappellesso, che ha presentato un progetto che è stato anche pluripremiato, mi pare, in diversi festival italiani e all'estero, sempre di performance teatrale ma anche di danza. Io, Laura, se mi dici, faccio andare il teaser, che però è veramente molto corto, quindi mostra molto poco, e poi parli qualche minuto tu. Laura, comincia a raccontare qualcosa. Va. Ok, allora si tratta di un mediometraggio, si chiama Echo, e in questo mediometraggio io rifletto sul rapporto tra gli esseri umani, tra gli esseri viventi umani e non umani, quindi tutto quello che è altro rispetto agli uomini, altro
altro che umano, quindi piante, quindi animali, quindi tutto il resto del creato in qualche modo. E quindi lì cerco di avvicino questi altri mondi e cercando di ampliare, dilatare la prospettiva, cioè quello che noi vediamo, quello che sentiamo, quello che percepiamo con i sensi, cercando di dilatarlo, di ampliarlo, di estenderlo. Quindi cosa succede se noi spostiamo un po' l'asse di quello che è il mondo che conosciamo? Cioè, c'è solo questo mondo che conosciamo, possiamo vederlo, sentirlo, percepirlo in modi diversi. Cosa succede se noi spostiamo un attimo l'asse? E in questo film io cerco di esplorare questo. E come lo faccio? Attraverso dei linguaggi che sono anche diversi. Quindi se la prospettiva, la visione è diversa, utilizzerà anche degli altri linguaggi. Quindi il cinema qui si intreccia con la performance, quindi con la danza. E quindi tutto questo aiuta ad avere una percezione diversa. Alla fine cosa troviamo? Troviamo una unità in qualche modo, una unità dei corpi, corpo della terra si diceva prima, e lì il corpo del performer, corpo dell'albero, della corteccia, corpo di un guscio, di una chiocciola, e quindi c'è una unità che attraversa tutti questi corpi. Quindi questo è la base, ecco, diciamo. È un film sperimentale, quindi utilizza appunto il linguaggio del cinema e anche la performance, appunto la danza, ed è stato girato tra l'altro a Forte Marghera, a Mestre, è stato girato al Parco della Bissuola, oltre che poi a Treviso e a Trivignano, che è una zona di campagna, un campo, ecco, quindi per essere... Questo è un teaser, quindi è veramente piccolissimo. Ok, non si sente la musica, ma comunque c'è anche tutta la parte musicale che accompagna questa conoscenza, no? Questa esplorazione dello spazio. Lì vedete i corpi, quindi già corpo dell'albero e corpo dell'uomo. E quindi questa idea di andare a attraversare la terra. In realtà è cortissimo il teaser. Beh, ma non c'è chissà quale audio, vero, in questo teaser? Sì, c'è. Allora c'è un audio che è così un po' suggestivo, no? Qualcosa che esce un po' dai confini. Si sentono i rumori della natura, mi sembra. Anche. Come? Si sentono poi i rumori della natura. Sì, assolutamente. Vediamo se riusciamo. È molto breve, purtroppo, dice poco rispetto al film che mi pare sia di 37 minuti. Di 37 minuti, sì. E tra l'altro, vabbè, su Vimeo si entra con una password, per cui non possiamo sì, farlo comunque vedere, oggi ma... fino a domani è online in un festival in Pennsylvania, quindi che si chiama, vabbè, si chiama Director's Circle Festival of Shorts, se qualcuno fino a domani è online. È un festival di cortometraggi, festival di cortometraggi, ecco, quindi. Il teaser è quello lì, eccolo qua. È che non riusciamo a far andare l'audio. Ecco, adesso va un po'. Dunque ringrazio tutti, stavamo dicendo prima un po', rimane sempre questo messaggio finale, e tra l'altro Monbiot, la conclusione mi pare sia che lui dice che molte teorie portano a pensare, ad affermare che ci vuole un 25% di coinvolgimento della società civile perché si faccia la pressione giusta, perché ci sia un'azione più efficace e più rapida.
Si vede che questa percentuale non l'abbiamo ancora raggiunta e quindi il messaggio è che ci dobbiamo dar da fare. Ovviamente non siamo degli adulti che dicono sempre ai ragazzi dovete farlo voi, perché io sono molto contraria a questo tipo di approccio, anzi devo dire che mi sento in una situazione di grande debito nei confronti dei ragazzi, ho una figlia dell'età dei ragazzi che oggi sono in sala, quindi quando si parla di avere dei figli o della moda, mia figlia tra l'altro sta per scegliere l'università e pensa di voler lavorare nel mondo della moda, per cui abbiamo grandi discussioni in famiglia su che cosa vuol dire o potrà voler dire moda un giorno, e anche sul fatto di poter avere dei figli, no? Nel senso che ovviamente dire io ho avuto un figlio, dire a mio figlio no guarda tu non è il caso che li abbia, non sono però ci sono già delle associazioni che si uniscono, che decidono che è meglio non avere dei, insomma sono discorsi molto sostanziosi, molto pesanti, molto grevi, però anche che vanno affrontati. Tra l'altro servirebbe un'equa distribuzione e redistribuzione di questi in qualche modo impegni, di questi doveri, no? Perché ci si può anche in qualche modo accordare socialmente per un'equa distribuzione, cioè non è detto che non bisogna fare dei figli, ma almeno non averne 3, 4, 10, ma averne uno sarebbe già tanto, o averne due. Per cui ci sono dei compromessi possibili, è che dobbiamo lavorare per raggiungere la transizione. Andava iniziata molto prima, iniziare la transizione e farla dall'oggi al domani ovviamente è molto più costoso, richiede molti più sacrifici e molte più sofferenze, perché di sofferenze si tratta, ci sono già popolazioni e persone che molto soffrono per gli effetti del cambiamento climatico e questa cosa è destinata ad aumentare. Un termine che a me ha molto colpito e che Alex Steffen, un ricercatore californiano, mette spesso sui social è il termine discontinuità. Che noi ci dobbiamo abituare alla discontinuità, cioè a non avere appunto una vita come l'abbiamo avuta fino ad oggi, il benessere che abbiamo avuto fino ad oggi, una serie, ma ci dobbiamo preparare, abituare piano piano a dei cambiamenti molto sostanziosi che a un tipo di vita nuova sostanzialmente. Grazie ai ragazzi che sono intervenuti e a tutti. E in sala, scusate un attimo, c'è Roberto De Vogli, professore dell'Università di Padova, docente di salute globale e psicologia del potere, che è diventato mio consulente personale per la pandemia, perché tutti i post che lui pubblica mi trovano assolutamente d'accordo e riassumono tutte le ricerche e le fonti che vado a fare sulla pandemia, però lui ha la pazienza e sa fare il mestiere di digerirle e metterle insieme e poi pubblicare dei report. Roberto, hai qualcosa da dire? Mi fa piacere se hai una parola di chiusura. Lui fa lezioni in università con i ragazzi, è una persona molto preziosa, anche perché la materia su cui lui si è specializzato, salute globale, ha fatto con noi qui un altro intervento su crisi ecologica e crisi sanitaria, è una competenza molto utile. Sì, volevo ringraziare tutti, Bianca, insomma, per costruire questi eventi con degli speakers anche di altissimo profilo. Luca Mercalli è davvero una star, anche perché riesce a spiegare concetti molto complessi in maniera semplice e accattivante. In uno dei primi seminari abbiamo messo assieme il rischio climatico con quello pandemico, perché se andiamo a vedere i fattori alla base del rischio pandemico, molti di questi sono gli stessi fattori alla base del rischio climatico, e quindi la società deve cominciare a ragionare in maniera sistemica al di là delle discipline. E questi fattori cosa sono? L'urbanizzazione, l'esplosione demografica, il cambiamento climatico stesso, il fatto che trattiamo gli animali in maniera assolutamente brutale, l'agricoltura che è diventata un grande problema sia da un punto di vista appunto del cambiamento climatico che dal punto di vista delle pandemie con questi allevamenti intensivi. Quindi c'è da ripensare un po' il mondo intero, c'è da risognarlo proprio, e credo che avendo i ragazzi giovani qui penso che sia una bella opportunità per tutti, insomma, grazie.
Io, salutandovi tutti, rinnovo il ringraziamento a tutti gli organizzatori, ma in particolare in chiusura all'Ateneo Veneto che ci ha ospitato oggi. E il Comune di Venezia e l'Unione Europea continueranno a insistere nell'organizzare iniziative su questa tematica ambientale, in particolare per i giovani. Quindi segnalo già che riproporremo per il 2022 un ciclo di incontri sul Green Deal, siamo noi, il titolo è già tutto un programma, e sul concorso di creatività sui cambiamenti climatici. Quindi il mio è un arrivederci.